Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno dal vostro caro giocherellone, colui che vi porta i videogiochi più belli del passato e del presente, gli early access, i giochi online, anche quelli gratuiti. Il giocherellone stamattina prosegue la sua costruzione in Minecraft, quindi premiamo, ovviamente avevo creato questo mondo Misteriolandia ed è arrivato il caro Marco Esposito. Caro Marco, buongiorno a te, come stai? Spero che tu stia molto molto bene e il giocherellone stamattina, come puoi vedere, ti porta Minecraft. Di nuovo sta piovendo, caro Marco Esposito, il mondo si sta generando, volevamo addirittura fare una mappa, vediamo un pochettino cosa dobbiamo fare. Ci servono dei picconi, hai capito bene caro Marco Esposito? Quindi andiamo ovviamente a cercare di allargare anche questa sezione perché voglio creare praticamente al meglio la mia caverna, caro Marco. Stai bene caro Marco stamattina? Spero di sì. Il giocherellone a breve ti porterà anche delle novità videoludiche, Marco, lo sai? Infatti praticamente sto selezionando, visto che me l'avete chiesto, dei giochi online. Da poi sì, ho la febbre a 39,5. Mi dispiace, Marco. Mi raccomando, riposati in questi giorni. Praticamente, hai visto, ci sono state queste alterazioni di temperatura climatica. Addirittura, penso un pochettino. Quindi. Su questo stiamo vivendo sicuramente un periodo storico molto particolare. Anche io, sai, l'altra mattina sono andato praticamente in giro e mi stava venendo un pochettino di mal di gola, sai, caro Marco. Dopo, infatti, diciamo, verso l'ora di pranzo dovrò andare a fare una piccola commissione lavorativa, un piccolo sopralluogo, e mi andrò a coprire perché qui praticamente in Valtellina c'è un pochettino di freddo. Tu sai che io vivo in Valtellina. Valtellina è una zona molto bella, caro Marco, perché ti permette di vedere sia il caldo, di assaporare sia il caldo che il freddo. Non so se a te piace più il caldo o il freddo, diciamo che col caldo oltre non ti puoi svestire, e questa ovviamente è la cosa brutta del caldo. Ragazzi, comunque oggi giocherò, diciamo, questa giornatella sicuramente con tutti voi, quindi e ci iniziamo a fare una bella live con Minecraft. Non ti sento, guardo da Twitch. Aspetta, non mi senti? Vado a farti vedere un attimo ovviamente la live. Credo, spero che tu mi possa sentire al meglio, caro Marco. Beh, Mr. Kingdom, ma salve i miei amici caffettari, grande Mr. Kingdom, che è anche lui mattiniero, come tu ben sai, la mattina a loro in bocca, caro Mr. Kingdom Italy. Allora, a seguito di quelli che sono ovviamente le attuali situazioni di programmazione di videogiochi, è Java o Bedrock è Java, caro Mr. Kingdom Italy, tu che versione usi di Minecraft? Spero che tu vada a usare praticamente la stessa versione mia, così potremmo anche giocare tendenzialmente, penso un pochettino, addirittura insieme. Infatti, caro Mr. Kingdom Italy, a fronte dei tanti progetti ovviamente del canale, andrò praticamente fra poco a consigliarvi anche altri giochi online. Questo perché il gioco online ovviamente è maggiormente, diciamo, richiesto all'interno del comparto videoludico moderno, e quindi vedremo adesso cosa andare a fare. Già, Bedrock, Shin Gianni, ecco Shin Gianni, ragazzi, salutiamo il grande Shin Gianni. Ciao Gianni, come stai? Ecco qua Shin Gianni, oggi vuoi giocare con me, vuoi costruire qualcosa, ma se ti scocci per esempio di giocare a Minecraft, perché capisco anche che Minecraft è stato un gioco anche molto molto sanato, un gioco bellissimo, diciamo una grandissima grandissima invenzione, il giocherellone, come stava dicendo ai nostri altri due amici, sta facendo una selezione dei giochi da giocare praticamente tutti qua insieme, quindi è un nuovo progetto che sto portando avanti e che fra poco praticamente vi farò vedere. Shin Gianni, e ciao mi cerchi novità. Allora ho Bedrock perché per Xbox e PlayStation è l'unica versione disponibile, mentre il computer ora Java, cioè entrambe, perfetto. Geolex Edit, e giocherellone, ti ricordi di me quello che disse Nino Panino? Sono Alessio Nino Panino, mamma mia che ricordi ragazzi, mi ricordo, vi ricordate le prime chat e tutti quanti dicevano Nino Panino, Nino Panino, praticamente quando arriva Nino Panino, quando arriva Nino Panino, e poi Nino Panino è arrivato.
volato, pensate un pochettino, e ci ha fatto sempre ridere e sognare. Nino Panino, il mitico cagnolino. Ragazzi, che dirvi di Minecraft? Sicuramente comunque un gioco che diciamo che soprattutto nella versione senza mostri è qualcosa di eccezionale, senza alcun ombra di dubbio. Guardate qui sotto, piano piano, che poi voi scavate e trovate degli altri materiali. Guardate qui che cosa sono andato a costruire. In realtà sono Marco Esposito. Marco Esposito. Ah, quindi sei tu Marco Esposito. Ma quindi ti chiami Gianni o Marco Esposito? Te lo dico perché, come tu ben sai, persi un amico tanti anni fa che si chiamava proprio come te. Quindi sono molto affezionato a questo nome, che è anche un nome comune, caro Gianni, nel panorama praticamente. Diciamo partenopeo campano, quindi che dirti, fammi sapere caro Marco Esposito. Ma giusto per curiosità, Geolex Edit, ciao Italia, ciao Geolex, come stai? Welcome to Italy, in this country, this is my channel of streaming, where you can view the games of old times, the games of new times. Ma le la guardo e racconto il mio padre. Ah, quindi tuo papà si chiama Marco Esposito, salutami il tuo caro papà, mi raccomando, grande grande papà. Ma tuo papà è campano, quindi praticamente guarda che abbiamo trovato qui, carissimo Gianni, praticamente grande Gianni, salutaci sempre tuo papà, grande papà. Ragazzi, salutiamo tutti quanti il papà di Gianni, il caro Marco. Quindi sei Marco, ma allora aspetta un attimo, quindi tuo papà si chiama Gianni, tu sei Marco Esposito. Nino Panino, il cagnolino, non Panino, è il panino, è il fazzolettino. Nino Panino mangiava sempre il budino. Però io sono Marco e mio padre si chiama Gianni, quindi perfetto, quindi sei tu che hai questo nome, che ti ripeto, per me è molto molto bei ricordi. Pensa che purtroppo questo mio amico andò a morire praticamente perché gli si ruppe una vena in testa, pensa, facendo uno sforzo muscolare. E quindi ragazzi, ve lo dico sempre, non fate mai, diciamo, oltre il dovuto, anche quando vi allenate. Stava facendo un allenamento fisico, gli si ruppe praticamente una vena in testa e cadde a terra, e quindi morì. Fu una brutta perdita, un amico di infanzia praticamente, che era andato oltretutto a Roma a lavorare perché faceva il fotografo. Sono passati parecchi anni e vabbè, molto triste, perché prima o poi sicuramente dobbiamo tutti morire, però morire sicuramente a una giovane età, quando ancora c'è tanto da fare e ci sono anche delle tante belle, diciamo, possibilità, è molto triste. Quindi non fate mai sforzi, questo ci insegna sicuramente quello che ci insegnano le persone, e le persone che non ci sono più, con la loro esperienza, sono proprio queste cose qua, il fatto di evitare i problemi, praticamente i problemi, anche quei problemi che possono verificarsi a tutti noi. Mi sa che non vi aggiungo che la pacifica è più difficile della hardcore, perché non si può completare, visto che le perle di Enderman servono la verga di Blaze e gli occhi di Enderman. E questo ovviamente quindi mi stai dicendo che devo giocare anche la versione non pacifica del gioco. E vabbè, poi la giocherò la versione non pacifica del gioco. Certo, è normale, diventa diciamo un problemone a questo punto. Mi sa, cioè, non puoi andare nell'end. Quindi posso visitare altri mondi praticamente, questo qua. Giocherellone dice Geolex, intanto oggi mi è arrivato un coccodrillo in casa, ha fatto tre breakdance e mi ha dato un pugno, mi ha fatto volare in mare, colpa del coccodrillo se non ho fatto i compiti alle vacanze. Questa è la vecchia scusa da dare alla maestra, la maestra un po' tontolona. Però il coccodrillo in casa, se era arrivato il coccodrillo in casa, adesso non stavi nemmeno qua, diciamoci la verità. Sempre che tu non sia Mr. Crocodile Dundee. Te lo ricordi Mr. Crocodile Dundee? L'hai mai visto il film Mr. Crocodile Dundee? È un film storico, penso un pochettino, dove c'erano due attori che poi addirittura, penso un pochettino, si sono addirittura sposati, hai capito bene, Mr. Crocodile, tempi di Crocodile addirittura. Ragazzi, qui sopra potremmo fare anche, per una questione di riconoscimento, vedete un pochettino, delle torce, in modo tale che evitiamo ovviamente di trovarci in brutte situazioni. Guarda un pochettino, torce veramente dappertutto, molto molto bene. Minecraft è qualcosa di stupendo, ragazzi. Crocodile in One Piece, hai visto Crocodile in One Piece? Ma hai mai visto Crocodile Dundee? Vatti a
a vedere il film. Procurati questo film che ti consiglio, Mr. Crocodile Dundee, un film molto molto bello, penso un pochettino, ormai diciamo sicuramente vetusto, però è qualcosa di sicuramente fantastico. Mr. Crocodile Dundee 1 e 2, 1, 2 e 3, vediteli tutti e tre e poi fammi sapere, perché il giocherellone ovviamente ti consiglia sempre quelli che sono, che cosa sono praticamente le cose che ti consiglia il giocherellone, sempre. Sempre più grandi, ovviamente, videogiochi sempre più grandi. A qui abbiamo del rame praticamente, ragazzi. Quindi pigliamo il rame, mettiamo nella fornace e faremo tanti rametti, praticamente, tanti rametti, tanto tanto rame. Intanto, ovviamente, buttiamo un po' di pietrisco perché in realtà non ci serve. Questo pietrisco poi piano piano andrà via dalle nostre case. Perfetto, buttiamo questi altri materiali che possiamo anche tenerci e tendenzialmente andiamo a conservare l'oro qui dentro che ci servirà in un altro contesto. A Mr. Kingdom Vita, cioè, ovviamente devi avere la fortuna di uno su 1 miliardo per trovare un portale con tutti e 12 gli occhi di Enderman. E quindi quali portali posso visitare? Jolex, io vedrei solo che tengo una TV vecchissima. Popolo dei Celti, spostatevi. Una TV, devi trovarlo, devi cercarlo praticamente. Mr. Crocodile Dundee 1 e 2, che sono film, si potrebbe dire, storici del comparto americano. Penso un pochettino quando ci fu il boom dell'Australia. Praticamente ci fu questo boom dell'Australia e quindi le persone andavano a portare avanti quest'idea dell'Australia con questi australiani che praticamente facevano coi coccodrilli, lottavano con i coccodrilli, vivevano in mezzo a questi animali molto molto particolari, assurdo davvero. Qui potremmo addirittura mettere, pensa, al fine di fare qualcosa di più carino, penso un pochettino delle fiaccolone, guarda un pochettino che fiaccolone ti sto facendo. Assurdo davvero, solo sul canale del Giocherellone puoi vedere queste cose incredibili, mamma mia, i fiaccoloni, incredibile davvero, ti piace, vero? Andiamo, io lo vedrei solo che appunto tengo la vecchia televisione, lo puoi vedere anche diciamo su altri formati, addirittura lo puoi vedere anche sul cellulare. Andiamocene di qua, ragazzi, guardate qui dentro dove stiamo andando, dove ci stiamo spostando. Tu dici che quindi è più difficile, però la problematica principale vogliamo realmente capire. Ah, ragazzi, la lava, guarda un pochettino lì sotto che cosa abbiamo trovato, lava come lava. Ti ricordi il fatto della lava? Qui sotto quindi c'è un vero e proprio, diciamo, mondo ancora da esplorare. Eccolo qua, e guarda qui che cosa abbiamo trovato. Lo sapevi, lo pensavi ovviamente che qui sopra trovavi queste cose. Guarda, terreno dappertutto, togli tutto questo terreno. Cingiani, ma non giochi a Roblox? Roblox alle 8 di mattina. Alle 8 di mattina faremo role playing in robot, inventeremo una storia ovviamente in tutta sicurezza e ovviamente legalità, come sempre praticamente. Faremo una storia dove voi sarete i protagonisti di Roblox. Vi ho detto caro Marco Esposito, praticamente caro Cingiani, caro Marco Esposito, che sto praticamente, penso un pochettino, andando a fare una selezione dei giochi online da giocare, giochi gratuiti. Questo perché molti di voi non comprano i giochi commerciali. Mi hanno chiesto più volte: giocherellone, giocherellone, ma posso giocare a qualche altro gioco praticamente, qualche altro gioco commerciale praticamente con te, no, gratuito con te? Ho detto sì, perfettamente, però adesso vi devo far vedere quali sono. Ah, mamma mia, ragazzi, guardate qui sotto che cosa abbiamo trovato di tutto e di più. Quindi la prima cosa da fare sicuramente e capire che qui andremo senza alcuna ombra di dubbio a, diciamo, a mettere delle a scavare qui dentro. Australia è il paese più credibile che abbia Pokémon, se posso definire, dato che sono milioni di animali e specie diverse. Sì, l'Australia è ancora molto molto legata a quello che sono praticamente diciamo questi animali, non direi esotici, diciamo quasi primordiali. Per fortuna c'è una bellissima natura quasi incontaminata. Mr. Kingdom Vitali, solo quello del Nether puoi visitare. Non so se è quello della città antica con i Warden è più possibile attivare il portale, visto che non l'hanno inserito. Non l'hanno inserito, ma non è attivabile. Perfetto, allora questo mi fa capire che dovrò giocare anche una bella partita, ovviamente con i mostri. Quindi aiutami tu. Lo so che l'Italia è stata divisa in due dai Pokémon, è stata più in tre che in due, devo dirti la verità. Perché c'è l'Italia del Nord, Italia del Centro e Italia del Sud. Avete visto, ragazzi, che cosa è successo a proposito, purtroppo, e me ne dispiace perché effettivamente quando vedo queste cose, soprattutto di persone che vengono pagate coi soldi pubblici, veramente mi dà fastidio, è una cosa veramente molto molto brutta. Che cosa è accaduto praticamente? Che cosa è accaduto?
due parlamentari, o meglio un parlamentare, ha preso a pugni, ha dato un pugno in faccia a un altro. Cercate Camera dei Deputati, pugno, e vedrete purtroppo una bruttissima scena che veramente mi ha fatto un grande, grande, ah, qui c'è proprio il carrellone, un grande ribrezzo praticamente. Pensate un pochettino, dei parlamentari, un parlamentare dà un pugno in faccia a un altro parlamentare, mentre questo praticamente sta facendo un gesto di mettere una maglia praticamente dell'Italia addosso a un'altra persona durante l'approvazione di un disegno di legge. Veramente triste, ragazzi, ma triste proprio. Un pugno in faccia, un rappresentante in questo caso della Lega, ma non voglio dire che siano, non voglio attaccare il partito, ecco qua, non voglio attaccare il partito, ma per farvi capire che è brutto con i soldi pubblici fare questi teatrini. Secondo me dovrebbe essere interdetti sicuramente dall'avere accesso a ogni funzione dello Stato. Veramente orrendo, ragazzi, andate a vedere, perché poi è brutto per le nuove generazioni. Un pochettino come quando c'era Sgarbi che diceva quelle brutte parole a tutti, molte persone ridevano, dicevano: ma quello dice capra, 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 dice capra, ma pensate, quei soldi pubblici, che schifo. Ecco qua, lo so che l'Italia è stata divisa, già l'exedit, comunque io i compiti delle vacanze non li ho avuti, perché quest'anno a settembre andrò alle medie, sono abbastanza piccolo, e lo so, quindi ho capito perfettamente. Ricordandoti sempre, caro Jolex, e te lo dico perché adesso ci tengo ovviamente a precisare, perché molte persone quando vengono sul canale Giocherellone dicono: Giocherellone, ho questa età, ho questa età. I miei video non sono video per bambini, ecco qua ve lo dico, quindi ci vogliono almeno 13 anni per visionare i video, e comunque sempre con il parere degli adulti, ecco qua, ma non perché i miei video trattino tematiche particolari, è perché sono catalogati in questa maniera. Mi sorprendono perché in un Pokémon hanno messo gli spawn di Pokémon per varie ragioni nel mondo. In Italia da una parte abbiamo un Pokémon montano, in Trentino e in Piemonte, mentre per il resto un Pokémon floreale. Tu dici, mi cerchino video tipo ancora ai tempi della Nintendo, che bei tempi, che poi tu lo sai, te lo ricordi praticamente, che la Nintendo, la Game Freaks praticamente andò la Game Freaks, andò a come si chiama? Attenzione, ragazzi, che qua ci bruciamo. Andò a. Ecco qua, lo sapevo che ci bruciavamo. Aiuto, aiuto, aiuto mamma, aiuto mamma, aiuto mamma, aiuto mamma, aiuto mamma. Non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. Ecco qua, salta, salta, salta. Che ti passa? Salta, che ti passa? Non voglio morire nel fuoco. Ah, perfetto, mi vado qui a fare sciacqua fresh. Ecco qua, ti ricordi Jerry Calà quando diceva sciacqua fresh? Andiamo ovviamente a questa parte qua. E quindi, mi sa che non è tipo ancora ai tempi della Nintendo. Giocherellone, dice Jolex, sapevi che Pokémon doveva essere chiamato Pokémonsters per la varietà di piccoli, varietà di mostri, sembra anche grande. Sì, infatti Pokémon è il diminutivo di Pocket Monster, doveva essere chiamato proprio così. Ovviamente la Nintendo, vedendo le vendite, questa parte commerciale Nintendo siamo sempre molto molto attenta, le vendite di Game Freaks, di questo grande gioco, che cosa andò a fare praticamente? Disse: adesso ce lo accapariamo noi questo gioco dei Pokémon. Hai capito bene? Quindi da lì ovviamente la Nintendo acquisì la casa della Game Freaks, che è questa casa, che poi Game Freaks è un nome particolare, il fricchettone, cioè lo strano. Pensa un pochettino, cioè già il fatto che tu vada a far partire un gioco da una casa che si chiama Game Freaks. Oltretutto c'è tutta una lore praticamente dietro all'azienda dei Pokémon. Dicevano addirittura che questa casa volesse fare degli esperimenti attraverso il binauralismo sui bambini, penso un pochettino, quindi assurdo, perché all'interno praticamente di questo staff c'era, della creazione dei Pokémon, un figlio di un ex militare che aveva lavorato nella seconda guerra mondiale, penso un pochettino, e quindi ci nacque tutta una polemica, devo dirti la verità. Jolix, io Pokémon non l'ho mai guardato, semplicemente non mi faceva impazzire, però vedo non senza il cambiamento del trend di Pikachu, nonostante Ash era meglio. Ah, sicuramente, sicuramente Ash era nettamente meglio. Io stesso, pensa, anche se al tempo già andavo all'università, mi appassionai molto ai Pokémon, perché erano storie molto molto belle, sicuramente infantili, tutto quello che vuoi, senza alcuna ombra di dubbio, ci mancherebbe, però erano storie molto molto belle su questi Pokémon.
Pocket Monster, appunto, che andavano a fare delle avventure, erano quasi quasi umanizzati dal punto di vista dei sentimenti. Quindi molto molto bello. Cosa stai facendo con la lava donut? Schenerai. Buongiorno a te. Stamattina ho trovato praticamente questo sfogo di lava, come puoi vedere, questo sfogo di lava, e sto praticamente andando a cercare un attimo di capire cosa devo fare. Ho anche delle fiaccolelle, vedi che andrò a mettere praticamente qui sopra, perché qui sopra ho trovato addirittura del rame. In realtà Minecraft su questo è poco simulativo. Se io andassi a togliere il supporto, ovviamente il supporto di pilastri all'interno della miniera, mi cadrebbe quasi tutta la miniera addosso, ecco qua, ed è normale questa cosa qua. Quindi in realtà è, per fortuna, è poco simulativo su questo aspetto. Vedete ragazzi, veramente comunque un gioco misterioso, incredibile. Però, come diceva giustamente Mr. Kingdom Italy, giocherellone, dovrai giocare anche la versione con i mostri, altrimenti non te lo puoi esplorare tutto, non lo puoi vedere tutto. E quindi ragazzi, che dire, attenzione attenzione a questa parte qua. Ci spostiamo, vedete, guardate qui ragazzi, assurdo. Dice Donut Schenerai, ci trovare i diamanti. Sì, finemmo, ho trovato solo un diamantino praticamente, che mi servirà ovviamente per fare qualcosa. Per fare che cosa? Guarda il pipistrellino, il piccolo pipistrellino, assurdo. Dove, guarda, vieni qua pipistrello, mi dispiace dirti, aiaiaia, mi stai mangiando, mi stai facendo male. Il pipistrello si è trovato in una bruttissima situazione. Purtroppo non è nemmeno colpa mia, è colpa di mamma pipistrello, che li ha fatti praticamente nella stessa caverna dove sono andato io. Purtroppo a volte, vita mia, morte tua, che dobbiamo fare? Ma non è la risatella brutta, ecco qua, non è la risatella brutta, è proprio il fatto che a volte ci troviamo in queste circostanze. Però sinceramente Pokémon ha perso abbastanza successo dopo l'arrivo di Palworld, anche perché credo che i fan di Pokémon si siano stufati dello stesso remaster per quanti anni sono consecutivi. Sicuramente la Nintendo da Palworld ha capito tante cose. Ha capito tante cose, il fatto di poter andare sicuramente a sfruttare, secondo me, il brand in un'altra maniera. Pensate un pochettino, quindi la problematica principale è quello di reinventare sicuramente il brand, anche a fronte delle tante evoluzioni. Pensate un pochettino, delle tante evoluzioni che ci sono nel mondo praticamente videoludico. Guarda, guarda il blocco pazzo, assurdo davvero, che poi è scomparso questo blocco pazzo. Andiamocene un pochettino, quindi veramente incredibile. Guarda il carbone che mi si trova in questo contesto praticamente. Vado, vi voglio illuminare, altrimenti non vedete niente, soprattutto per chi vede la live da altre situation praticamente. Io adesso me ne sono pentito molto a non aver guardato i Pokémon. Quando fanno in TV mi sento deluso da come è cambiato le poche volte che lo guardavo. Allora, la problematica di Pokémon è sempre la stessa, che in realtà sicuramente le prime serie sono state qualcosa di bellissimo e meraviglioso. Infatti, secondo me andrebbero fatte vedere a ogni bambino. Figuratevi, io l'ho visto quando andavo all'università. Quindi, e per essermene appassionato, sicuramente un pochettino ci vuole. Certo, è normale. Oh, ragazzi, loro, è normale che comunque sono serie per bambini, sono tematiche molto molto dolci, ed è tendenzialmente, però, secondo me, sono anche molto 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 costruttive. Molto costruttive e tendenzialmente aprono educative, secondo me, se educative, basate proprio sull'amicizia, sul dovere. Mi ricordo i sacrifici dei vari Pokémon, mi ricordo gli abbandoni, molti abbandoni che venivano fatti praticamente nella serie dei Pokémon, quando se ne andavano, quando si evolvevano. Quindi c'era comunque una storia legata a che cosa praticamente? È una storia legata al che vi posso dire, al fatto che a volte le persone devono andare via, il fatto che a volte anche i figli vanno via praticamente dai genitori perché diventano grandi, vanno a esplorare il mondo. Molto molto, diciamo, bello sicuramente come storia. Però ovviamente, come dite voi, si doveva anche un pochettino reinventare questo Pokémon, e la Nintendo un pochettino sta sfruttando un po' troppo il legame, e sta facendo quello che faceva più o meno Final Fantasy, molte volte per esempio ha avuto dei piccoli ovviamente miglioramenti e appunto evoluzioni, però prima o poi è rimasto uguale. Nella maggior parte dei casi è rimasto molto molto fedele ovviamente all'originale. Pensate a tutti i combattimenti a turni dei vecchi Final Fantasy. Pokémon io lo vedo qua da qualsiasi età, non ha censure né cose adultive, è semplicemente una bella serie che parla di un ragazzino che esplora i posti e trova dei Pokémon Monster. Bellissimo, infatti molto legato all'amicizia, infatti è un prodotto tendenzialmente
per tutte le fasce di età. Mi sembra che addirittura il PEGI sia da 7 più. E da 7 più mi sembra che sia il PEGI. Quindi, che dire, sicuramente un prodotto che io ho apprezzato e che spero sicuramente spero ovviamente che sia portato anche avanti negli anni. Certo, la problematica è anche reinventare, altrimenti mi vedo sempre la stessa cosa. Mi vedo sempre la stessa cosa e dopo un pochettino ovviamente mi posso anche scocciare, no? Mi posso scocciare ovviamente di questa situazione. Che cos'è questo carbone? Praticamente lo mettiamo qui sotto. Ma qui dobbiamo, ragazzi, buttare un po' di cose. Puoi scaricare Squad Booster, certo, lo metto in lista. Mi sa che novità, Geolex Edit. Penso che tu non abbia visto la Lavender Town, non la leggenda, ma quella del gioco. Lavender, praticamente. Geolex, sì, la conosco, la leggenda Italia. Ma il gioco no, ma un gioco è amato, e quel gioco è amatoriale. Non ho capito se è amatoriale quel gioco. Comunque, ragazzi, come potete vedere, dobbiamo buttare un pochettino di roba perché ci stiamo ritrovando in situazioni molto bruttarielle, dobbiamo dire la verità. Perfetto, qui abbiamo vari addirittura elementi, qui addirittura del tufo. E ragazzi, qui da questa parte qua, qui sopra, per esempio, potremmo anche generare qualche cosa praticamente. Per esempio, io stavo facendo qui sopra degli elementi, vedete ragazzi. Andiamo per prima cosa a crearci del come si chiama? A crearci degli elementi per andare a distruggere quello che ovviamente ci interessa. Qui possiamo forgiare praticamente delle cose. Qui abbiamo la solita mappa e quindi qui abbiamo addirittura i lingottoni di rame che possiamo ovviamente andare a spostare. Quindi ci sposteremo tutto il rame all'interno praticamente di uno scatolone e vedremo poi dopo con questo rame che cosa andare a creare, no? Vi trovate su questo, pensate un pochettino, il rame è l'età del rame, pensate un pochettino. Andiamo a piare su questo scatolone, quindi abbiamo ben, guardate qui quanto rame abbiamo. Incredibile, il ramone praticamente. Il Ramù, a proposito di Final Fantasy, ve lo ricordate? Ramù, il grande Ramù, è della divinità praticamente del coso praticamente di Final Fantasy, il dio del fulmine. Perfetto, abbiamo tutto questo rame. Allora, mio cugino ha giocato alla Lavender Town, ha avuto problemi agli occhi, io ero piccolo, fortunatamente non stavo guardando che stava facendo. Lui era in camera mentre io stavo giocando con il cane. Donat Skenerai, ciao italiano, come stai? Donat, I am best bear. Molto bene, ciao Italia, Mr. King of Italy. Italia, per favore chiamami Sir Matri. Puoi cambiare nickname, per farti capire, non so se lo sai, puoi cambiare il nickname, o premi maiuscolo per scendere, quindi la barcatella. Per usare la barcatella maiuscolo per scendere, voglio scendere praticamente da questa situazione, ma soprattutto volevo vedere il cascettone, ho capito, ma con questo cascettone come vado praticamente a, diciamo, ad aprire la cassa. Ok, perfetto, io premo maiuscolo per scendere, però in realtà la problematica principale, oh mamma mia ragazzi, qua sotto che c'è, oh mamma, qua sotto e qui sopra. Ragazzi, io sono tentato, ormai visto che sono abbastanza bravo in Minecraft, a fare una partita con i mostri. Donald Skenerai, ti posso fare una domanda? Anche due. Geolex Edit, ciao signore Metro, ciao Geolex, Mr. Kingdom Italy, Geolex Edit, lo schermo dell'epoca, io il colore spento qui, misto e viola, faceva male agli occhi. Bravissimo, vabbè, tu pensate un pochettino. Io, allora, il mio parere personale, voi sapete che si potrebbe dire che io sono un professional gamer. Professional, vabbè, lo fa per professione, proprio abbastanza vetusto come giocatore. Detto questo, quello che vi posso, senza alcuna ombra di dubbio, consigliare è quello là di fare un'alimentazione ricca di vitamina C se amate i videogiochi. Avete capito bene, cioè, ma come ci stai consigliando l'alimentazione per i videogiocatori? Assolutamente sì. Quindi ricca di vitamina C e sicuramente ricca di vitamina A, per farvi capire. Quindi è una cosa molto molto importante per preservare la vostra vista e poi fare delle pause tra una sessione di gioco e un'altra. Quindi ragazzi, non distruggetevi gli occhi, non distruggetevi nemmeno le articolazioni della mano, e beh, soprattutto perché la scheda ce l'hai contro quale scheda?
Quale scheda? In che senso la scheda? La faccia, boh, vai nell'end. E ho capito, Shinji, e come faccio ad andare nell'end praticamente, nell'end world? Come faccio ad aprire il portale? Non ho praticamente abbastanza, diciamo, elementi. Devo purtroppo ancora scavare quel blocco di carbone. Praticamente posso fare un blocchettino di carbone, ma posso fare anche degli altri elementini. Che cos'è questo? Andesita levigata, quindi la candelilla di mamma. Andiamo a vedere. E qui il carrellone da miniera. Vabbè, ragazzi, abbiamo visto che sto coso colorante arancione e altre incredibili cosarielle. Andiamo a fare anche delle torce, andiamo a pigliarci queste torce, le mettiamo praticamente qui. Andiamo, il secchio ci interessa tantissimo perché possiamo prendere la lava e quindi chissà che cosa andare a fare, che è sta schifezza. Addirittura guardate un pochettino, perfetto, la torcia di redstone che dovrebbe illuminare di più il pistone, eccetera. Allora, Cristian Cirella, ciao sveglio, ciao caro Cristian. Donat Schenera, io sono cieco, lo posso vedere, posso solo scrivere. Ah, perfetto. Mister Kindovito, vi consiglierei se soffrite di crisi epilettica o se avete occhi sensibili alla luce intermittente di vedere il capitolo 12 di Spec Ops The Line. C'è un'allucinazione proteica che fa male. Attenzione, l'importante è che sia ovviamente dichiarata, perché soprattutto se può portare elementi, ovviamente situazioni molto molto epilettiche. Ragazzi, qui sopra possiamo addirittura, vedete, andare a eliminare praticamente degli elementi qui sopra per andare a creare praticamente una vera e propria base. Quindi io vado a creare qui sopra una base, una parte ovviamente per salire, e voglio anche allargare tutto questo perché la mia base sarà così, mi farò una vera e propria casa, pensate un pochettino. Quindi allargherò praticamente la possibilità praticamente qui sopra di andare a realizzare qualcosa. Quindi guardate qui, è molto molto bello. Quindi eliminiamo tutto questo elemento, vedete un pochettino, e andiamo qui sopra anche con la nostra accetta a distruggere praticamente questo alberello. Quindi alberello molto molto gradevole e molto molto bello. Andiamo avanti. Agli occhi, ti piace tanto Minecraft? Sì, Donat, è bellissimo. Tu pensa che quando ero piccolo io giocavo, come tu ben sai, io l'ho detto più volte, ai Lego, e quindi i Lego erano qualcosa di incredibile. Lego puoi costruire un mondo praticamente. Quindi Lego sono un'invenzione veramente incredibile, soprattutto per i bambini che vanno poi dopo ad apprendere, veramente bello. E che dirti, sicuramente non posso che consigliare i Lego praticamente a tutti, tendenzialmente anche i capofamiglia. Devo dire la verità, io questa parte qua la toglierei quasi. Vabbè, andiamo a vedere, poi la possiamo sempre ricostruire, ci mancherebbe. Minecraft, il bello è proprio questo, la possibilità praticamente di ricostruire dei veri e propri mondi, vedete ragazzi, vedete? E poi il bello è che scavando chissà che cosa si arriva a trovare, veramente stupendo. E il bello è questo, è tutto misterioso. Infatti vedete, qui sotto abbiamo trovato un bel baccarello. Che è sto coso? Che è questo cosarello? Qui c'è un fuocarello che abbiamo messo qui sopra. Allora, porto un video del casino. Vuoi vedere il casino? Ti piace il casino? Perché no? Io cerco sempre di soddisfare le richieste di tutti i miei iscritti, voi lo sapete. Le richieste di tutti i miei iscritti cerco sempre di soddisfarle, perché il canale è fatto proprio per la com è una community. Io ho creato una community, per fortuna, cui mi fa piacere che ovviamente sia molto molto apprezzata, e quindi io faccio quello che vuole la community, ovviamente rispettando la legalità, ragazzi, che sicuramente cose illecite non le vedrete assolutamente mai sul mio canale. Quindi ve lo dico prima, per le schifezzelle andate su altri canali, e lo dico sempre. Allora, mister Kindovito, sai come si chiama la creepypasta dell'allenatore che si ritrova nella neve senza cibo né acqua, perse le gambe e braccia? Come si chiama? Mister Kindovito, Jolex Edit? No, non la so. Jolex Giocherellone, non parliamo della lullaby di creepypasta, un Pokémonster che per notizia la gente porta la po vabbè, ma per questo ti dico che i Pokémon sono stati un rischio per Nintendo, sono stati un grande, grandissimo rischio per Nintendo, perché potevano causare dei problemi alla Nintendo. Infatti mi sembra fu fatta una causa, poi la Nintendo su questo ovviamente voi sapete meglio di me, è una casa ricchissima, è un'azienda, è l'unica azienda videoludica che è tra le aziende più ricche in Giappone. Pensate un pochettino, ma tu c'hai un cane? Donat, no, non ho un cane, tendenzialmente vivo dei cani degli altri. Che cosa vuol dire questo?
vivo dei cani degli altri, che ci sono tanti cani qui in Valtellina, quindi loro proteggono me, o meglio proteggono la zona, anche se non sono cani miei. Tu dici, sei furbacchiotto, sono furbacchiotto, non mi interessa avere cani, però ci sono tanti cani, quindi a volte se c'è un movimento un po' particolare, giustamente se c'è un movimento un po' particolare, diciamo ci pensano i cani degli altri e quindi io non devo sostenere il cane. Oltretutto qui ci sono tanti gatti selvaggi che in realtà sono molto affettuosi, quindi sono molto molto affettuosi, infatti vengono praticamente vicino a me, ti ho fatto anche i video dei vari gattini e quindi come puoi vedere, andiamo a vedere, andiamo a trovare questi gattini molto molto affettuosi che fanno a noi compagnia. Allora dice Geolex, esatto, Mr. Kingdom Italy, sono d'accordo con te, io dovrei vedere la storia di Ben Druven. Donat schenerai, stavo dicendo su Minecraft, c'è un cane? No, non ancora, io pensavo dal vivo. Geolex edita, la creepypasta più iconiche sono Jeff, The Killer, Slenderina, Slenderina, Slendermaz, pensavo Slender Fedez, Mr. Kingdom Italy. Geolex edita, ecco, quella di Jeff è abbastanza triste. Geolex edita, già dovrei ripetere però le creepypasta, non ricordo il nome. Erbullo Caio. E è il mitico Caio, è arrivato il grande Caio. Qui sopra, ragazzi, in realtà ci siamo persi una parte perché è vero che sto scendendo, ma forse devo scendere ancora. Non abbiate paura, non avere paura ovviamente di quello che stai vedendo. Assurdo davvero, avevo fatto anche un bucone e infatti di qua me ne sto andando per brutte situation, praticamente brutte situazioni. Guarda, 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 guarda per dove me ne vado. Non hai paura di venire qui da solo, praticamente assurdo. Qui mi volevo fare addirittura una seconda base. Vediamo un po' una base sotterra, guarda qui sotto dove me ne vado. Assurdo davvero. Questo blocco è durissimo e quindi non riuscirò mai a toglierlo praticamente con questo attuale piccone. Quindi possiamo vedere un attimo di capire, di cercare di capire come, dove scendere, ma non possiamo capire ovviamente dove andare da qualche altro posto. Andiamo a capire un attimo ovviamente qui sopra cosa possiamo fare. Andiamo ad aprire per ampliare ovviamente le sessioni qui sopra di gioco. E proprio su questo possiamo fare una bella cosa. A fronte di farvi vedere sicuramente meglio la situazione, posso mettere queste lanterne. Praticamente queste fiaccoline qui sopra. Erbullo, ciao, ciao, Jolex, ciao, Nino Panino, nonno Panzone, il nonno Panzone addirittura. Mister Kidopita dice: Erbullo, sono Giulio, non sono Giulio, dice Erbullo, Erbullo, ma sei un bullo, ma per favore non mi bullizzare, Erbullo, Erbullo, si mette a ridere, non mi bullizzare proprio in tempo reale, non mi bullizzare sul canale del Giocherellone dove il bullying è addirittura vietato, ma Erbullo non sappiamo perché ha avuto questo nickname, forse gli piaceva il vecchio gioco della serie di GTA, te lo ricordi il gioco della serie di GTA? Erbullone, Erbullone praticamente, ciao, giochi Erbullone, non lo sappiamo, il grande gioco di Erbullo. Andiamo avanti praticamente da questa parte qua e vediamo come farvi vedere veramente qualcosa di incredibile. Calcola che Erbullo fra poco usciranno delle vere nuove serie videoludiche col Giocherellone praticamente che vi farà vedere dei videogiochi online gratuiti. Questo perché molti di voi mi hanno detto: ok, Giocherellone, sono tanto belli giochi commerciali, ma io non ho i soldi per comprare i giochi commerciali, altrimenti mi sarei addirittura abbonato al tuo canale. Perfetto. Allora, visto che ovviamente avete scelto praticamente di scegliere appunto il Giocherellone per il vostro entertainment, il Giocherellone. Oh, ragazzi, eccolo qua. Guarda un po' che cosa ho trovato. Perfetto, il diamantone, te l'avevo detto che lo trovavo, te l'avevo detto che lo trovavo il diamantone, te l'avevo detto, ho trovato il diamantone e quindi fra poco adesso potrò fare delle cose incredibili. Quindi dove c'è ovviamente la roccia più dura trovate il diamante che è una delle pietre, è la pietra più dura conosciuta al mondo, non so se lo sapete questa cosa qua, per questo il diamante mi permetterà di creare il piccone di diamante che è difficilissimo da distruggere, pensate un pochettino, e allo stesso tempo il piccone di diamante che cosa farà? Praticamente mi permetterà di scavare più velocemente il fiaccolone. Andiamo avanti. Domanda: portiamo
Potter e Black Ops 6, sì, tutta la serie. Geolex Edit, e vabbè, il bullone, il puzzone, il mangione, il panzone, il venditore, il cinesone e il bombolone. Geolex dice: il muti arriva un creeper da dietro, immagini. Però Geolex, in realtà la problematica è questo, che io non ho messo i mostri, quindi non può arrivare niente. Geolex, cavolo, è vero, è visto. Geolex Edit, il spadone, il bombolone, praticamente, il spadone, il bombolello. Andiamo qui, ragazzi, guardate un pochettino, ma qui in realtà non può arrivare nessuno. Perché non può arrivare nessuno? Perché non ho messo i mostri, avete capito bene, il giocherellone. Però potevano fare, non so se esistono, ma esistono le torrette in Minecraft. Le torrette sono praticamente quegli elementi che potete l'indianone, praticamente il grande indiano che ti arriva da lontano, praticamente l'indiano, che poi i veri nativi americani erano proprio gli indiani. Voi sapete, il nativo americano, quando fecero la colonizzazione delle Americhe, che cercavano di scacciare gli indiani dal loro posto. Pensate che brutta la colonizzazione delle Americhe, e la sapete la storia. Praticamente arrivarono gli europei a colonizzare praticamente le Americhe e trovarono gli indiani. A parte che gli europei portarono tutte le malattie, tutti i germi, virus e batteri agli indiani, che ovviamente non avevano diciamo quel sistema immunitario che avevano gli europei, e quindi praticamente tutti questi nativi americani si andarono ad ammalare. Oltretutto furono fatte delle guerre contro questi poveri disgraziati, quindi loro vennero praticamente, prima vennero i cosiddetti conquistadores spagnoli ad esempio, e andarono praticamente nell'America del Centro. I conquistadores spagnoli prima si proposero come amici e poi tentarono di ucciderli per prendersi il territorio. Molto molto brutta, le colonizzazioni sono situazioni veramente bruttissime. Immaginati impassibile termine degli Enderman incavolati neri, manco gli avessi guardati negli occhi. Può capitare, non lo so. Geolex dice: esistono, si possono fare sprecando 7 ore della tua vita a cercare tutti i materiali, però spara palle di neve e praticamente su una torre. Quindi questo fa: Anna, ciao ragazzi, è arrivata Anna, salutiamo la cara Anna che arriva praticamente e ci fa compagnia anche in questa incredibile mattinata, la mattinata col giocherellone che ti porta ovviamente Minecraft e che ti fa vedere tutti i giochi più belli del passato e del presente. Se ti piace Minecraft, ovviamente metti mi piace a questo video, perché Minecraft, mamma mia ragazzi, guarda qui, l'oro di mamma, assurda davvero, il vecchio oro regalato dalla nonna al battesimo, alla comunione. Andiamo da questa parte qua, pieti tutto quest'oro, dammi tutto l'oro, l'oro metallo raro ma anche metallo prezioso. Pensate un pochettino, bellissimo, guardate che bello, è già bello solo da vedere con questo colore risplendente. L'essere umano è molto attratto dal giallo oro, lo sapete, è molto molto attratto dal giallo. Ahia, mi si è rotto il piccone tra le mani, è il piccone della nonna. Geolex, onestamente l'America in sé era inutile, la sud era ok, ma il nord, per esempio, guerra messico-americana per riavere i territori come California, Texas e Alom, e poi senza contare il Canada. Il Canada è un luogo freddissimo, ok, è ricchissimo di legna, tutto quello che vuoi, però mamma mia, il gioco non vale la candela, secondo me. Questo è il mio parere personale. C'è gente che vive in Canada, si è stanziata in Canada, e a volte ci sono delle temperature veramente assurde da quelle parti là. Pensate un pochettino, vabbè, che dire, ognuno poi dopo sceglie di vivere dove vuole, dobbiamo dire la verità. Andiamo ovviamente ad aprire questa, tutta questa vena qua, e a distruggere questi oggettini, dobbiamo dire la verità. Su Red Dead Redemption 2 viene riflettuta questa questione della decimazione dei nativi americani, ed è come non tutti erano d'accordo con lo zio Sam e che hanno disertato i terzi operatori nativi. Sì, questa storia viene narrata in parte anche nell'ultimo Samurai di Tom Cruise, pensa un pochettino, dove appunto diciamo c'è questo capitano Howell, che in realtà aveva realmente combattuto nella guerra contro con il generale Custer contro gli indiani, per uccidere praticamente gli indiani. Molto molto triste, e certo sono situazioni che per questo vi fanno capire che a volte le guerre si fanno per un cosiddetto casus belli. Ecco qua, in quel caso i coloni europei volevano prendere praticamente gli inglesi, i francesi, gli spagnoli volevano prendere praticamente i territori, questi territori delle Americhe. Pensate un pochettino, qui mettiamo una torcia, altrimenti vedete il salsiccio. Vi ricordo sempre che se volete vedere la live al meglio, vi consiglio sempre Twitch, per dire, dove potete anche leggere la chat, potete interagire. E quindi nel nord c'è il petrolio, in qualche modo sapevano già della presa lo zio Sam, ma ecco perché
Jolex Edit, il Canada è inutile, sì, ok, ma il sud-sud dei confini americani vive quasi tutta la Canada, stop, e a stop punto dateci a noi sto grande territorio. Tu dici, tu ci andresti a vivere in Canada? Non lo so, sono territori veramente gelidi, perché poi dopo vai a salire verso il coso praticamente, verso il polo nord praticamente addirittura, quindi quanto più ti avvicini, tanto più fa freddo, e non lo so se vale la pena. Devo dire la verità, andare a pigliare un territorio così freddo che poi richiede ovviamente un introito energetico assurdo. Certo, tu dici brucio gli alberi per campare, bruci gli alberi per campare e ti vai a respirare tutto il carbone e tutto il bruciore degli alberi, che ovviamente il bruciato degli alberi, che ovviamente è tossico proprio per te, e purtroppo sì, hai capito bene. Quindi non so, vale la pena secondo te andare a vivere in Canada, andare a esplorare dei territori. Pensa che oltretutto la terra, se i territori del primo mondo praticamente stanno andando i territori del primo mondo a fare sempre meno figli, quindi le zone praticamente rurali tenderanno a svuotarsi. Anche qui, per esempio, in Valtellina si sta svuotando tantissimo il territorio, nel bene e nel male. A me sicuramente fa piacere, certo, se necessito di qualche servizio, poi dopo giustamente come faccio, però. Questo per farti capire, poi questo per farti capire che i primi mondi tenderanno a svuotarsi, i terzi mondi invece tenderanno a essere sempre più popolati, però questo è un ingegnere di cultura e appunto cultura sociale e religiosa. Giocherellone, lo sai che esiste ancora il megalodonte, esiste nel mare della Groenlandia da più di 850 anni. Sì, esistono delle forme di vita che sono riuscite a resistere all'era glaciale, pensa tu un pochettino. E infatti su questo diciamo, chissà quale scoperte, soprattutto pensate a tutte quelle parti marine, tutte quelle grandi parti marine, chissà che cosa c'è sul fondo del mare, fondi del mare che non abbiamo ancora esplorato. Poi speriamo un giorno di vederle, giusto per una questione di curiosità. È anche vero che diciamo che l'essere umano qui può morire veramente da un momento all'altro. L'essere umano è un animale debole, avete capito bene, un animale debole, infatti delle sue parti più sviluppate c'è cioè il cervello, pensate un pochettino. Quindi noi non abbiamo artigli, non abbiamo sviluppato zanne, artigli, la nostra evoluzione non è su questo piano praticamente, come ben sapete. E quindi che cosa succederà? Che sicuramente dobbiamo sempre di più sviluppare l'intelletto. Io per questo dico sempre studiate ragazzi, usate l'intelletto, mettete a frutto quello che volete fare, che sapete fare. Studiate sempre sapere e potere e vi farà bene sicuramente anche per saper vivere, un pochettino come l'alimentazione a base vegetale, no? Alimentazione a base vegetale è sicuramente maggiormente idonea per noi esseri umani, quindi frutta e verdura, soprattutto a crudo, con elementi fortemente integrali. Si possono usare anche determinate spezie per sopperire, per esempio, al condimento, quindi questo è il mio parere personale. Sicuramente anche io a volte mangio la pizza, voi lo sapete, mangio qualche formaggio, io non ho mangiato la mozzarella, però nella maggior parte dei casi, qui voglio mettere una torcia perché non si vede niente. E nella maggior parte dei casi, mi sono sempre trovato benissimo solo con l'alimentazione a base vegetale, che è sicuramente qualcosa di veramente incredibile. Guarda qua, guarda qua, guarda qua che cosa ho trovato. Mamma mia, quanto carbone, guarda qua. Guarda qua, guarda con questa pala, con questa grande pala praticamente. Guarda un pochettino. Mamma mia, ragazzi, è qualcosa di assurdo. Guarda qua. Bellissimo. E con gli strumenti veramente veloci fai veramente di tutto e di più. Guarda, guarda, guarda. Mamma mia, fantastico. Noi abbiamo le canne, semplicemente non le permettiamo di crescere dato che tagliamo le nostre unghie. E non lo so però le unghie a che livello andrebbero. Tu dici che riuscirebbero a diventare artigli. Non lo so, credo che la base dell'unghia sia troppo, quella là a contatto con la carne sia troppo, diciamo, non incastrata. Le zanne, anzi, non lasciamo vivo e chiamiamo Frankie, lo facciamo diventare il megalodonte. Di Battlefield 3, 4, 2042, Frankie, esatto, il grande Franchino, il criminale, penso un pochettino. Poi ve lo porterò a Battlefield, non vi preoccupate, ragazzi, non vi abbandono in questo grande momento, pensate un pochettino, un momento storico, videoludico, dove stiamo creando la più grande community italiana, pensate un pochettino, ragazzi, di videogame. Avete capito bene? Il giocherellone, ma il giocherellone in realtà è fatto da tutti voi, ragazzi, è fatto da tutti voi, una grandissima comunità videoludica, sta crescendo di giorno in giorno, stiamo portando giochi sicuramente incredibili, storia del videogioco, videogiochi vecchi, videogiochi nuovi, c'è veramente di tutto e di più, e questo mi fa piacere, perché in questa maniera
maniera sicuramente vi potete fare anche una cultura videoludica, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, i grandi classici. Veramente, ragazzi, qualcosa di assurdo. Anzi, non lasciamo stare Frankie, esatto. Il giocherellone sono sci i cartoni di Xilam, come Oggy e i maledetti scarafaggi, Delton, eccetera. Sono sci, in che senso sono sci? Nel senso sono emotivi questi cartoni animati. Mi ricordo, ti ricordi che tempo fa, tanti anni fa, veniva fatto il cartone animato dell'Alce, praticamente dello scoiattolo, tipici cartoni animati del Canada, praticamente con questi esserini che ovviamente parlavano tra di loro e facevano anche degli sketch molto molto particolari. Erano momenti sicuramente incredibili, incredibili, che il vostro giocherellone ha vissuto più e più volte. Vedete un pochettino qui sotto, possiamo scendere. Quindi in realtà questi blocchi così duri praticamente sono già fatti per andare a essere praticamente manipolati da noi. Noi abbiamo due diamanti, non lo so quanto ci serve per fare un piccone di diamante. Certo, il piccone di diamante ci aiuterebbe non poco nella nostra mission. Ragazzi, pensate un pochettino che bello andare, praticamente abbiamo già tutti gli elementi qui sopra già fatti, veramente incredibile. Guardate un pochettino, e beh, è quello che è. Guarda, guarda, guarda. Allora, Mr. Kingdom Video, io ti consiglio Battlefield 1, pure una missione in Italia e due map online in Italia, hanno abbattimenti in prima persona, fighissime grafiche, mozze fatte, sono incredibili, tratto dalla realtà, lo so, infatti porterò anche Battlefield, e detto questo, pensa un pochettino, ti porterò un gioco gratis, proprio sulle battaglie, pensa un pochettino che ho selezionato tre giochi che in realtà non vengono tanto portati all'interno praticamente del comparto ovviamente ludico, penso un pochettino. Quindi vedremo ovviamente che cosa ti porterà il giocherellone, e spero che ovviamente tu ti possa sempre divertire su questo canale, perché lo scopo è questo. È arrivato Mariano Leo, ciao Mariano Leo, bella bella rega, ciao Mariano. Mr. Kingdom Vitali, ciao Mariano Leo. Jolex Edit K2 è stato creato a fine 1990 a Boeing, è stato creato poco dopo K2 e Boeing avevano tantissimo share ai tempi, soprattutto in Italia. Io mi ricordavo dei cartoni animati bellissimi, belli. Mariano Leo, ciao Fra, ciao Mariano Leo, che si fa? Stiamo scavando. Ho trovato, ti faccio vedere, caro Mariano Leo, guarda, guarda qui il diamantone. Adesso andremo praticamente a cercare di capire questo diamantone che dobbiamo fare, praticamente, perché sì, ok, stavamo scavando, però dobbiamo anche capire questi materiali cosa fare. Guarda chi c'è lì, è Gigi, ragazzi. Gigi, il cagnolino, praticamente. Gigi il cagnolino qui sopra. A te, Gigi, togliti, Gigi. Ecco qua, andiamo da Gigi praticamente, andiamocene praticamente qui sopra, non lo pensiamo a Gigino, Gigino la polpetta. Mr. Kingdom Vidal, ciao Murro, fratello di ex Murro, ma solo con la U, tanta tanta roba, bello, bellissimo Mariano Leo, Mariano Leo, vedi, è arrivato anche il caro Murro, ragazzi. Intanto guardate qui sotto che cosa possiamo fare, potremmo fare pure una scala, secondo me, se al fine ovviamente di andare, vedete questa parte qua per esempio non mi piace, quindi che cosa vado a fare? Vado a eliminare praticamente questa parte qua. Mamma mia, ragazzi, continuiamo quindi per andare a distruggere praticamente questi elementi, così da andare praticamente a scavare e vedere ovviamente che cosa possiamo fare su questo canale. Veramente incredibile il canale del giocherellone, il canale della vostra community preferita. Andiamo a eliminare quest'altra parte qua, perfetto, e siamo pronti per altre incredibili avventure. Cosa ne so, cosa ne sa Mariano Ielo? Non si salutano Italy, che cosa state dicendo, ragazzi? Qui si saluta sempre, questo è un canale dove si saluta, il saluto è sacro, come si dice. Andiamocene presente qui sopra, guardate come vado a saltellare, ma poi vedrete ragazzi, mamma mia che novità, che grandi novità che staranno arrivando. Le cese C, Romano AU, ecco qua, C, il grande C praticamente, il grande C. Andiamoci a togliere ovviamente questo elemento perché non ci piace, ovviamente al fine di ampliare sempre di più la sezione del nostro scavo. Vedete ragazzi, guardate un pochettino che sezione andiamo qui sopra a ampliare, molto molto bello, vedete un pochettino, quindi andiamo a togliere praticamente tutto questo elementone, vedete? Attenzione, attenzione, che sto facendo? Oh, sto facendo le salsicciate. Sto facendo le salsicciate. Vedete, ragazzi, le salsicciate che cosa sono? Ecco un esempio di salsicciata. Quindi andiamo praticamente qui sotto a togliere. E beh, molto, molto bello, diciamo, con questo aumento praticamente della sezione. Guardate un pochettino, ho fatto una salsicciata. Te l'avevo detto che avevo fatto la salsicciata. Te l'avevo detto la salsicciata, che cosa comportava? Andiamoci praticamente a togliere quest'altro blocco. Quindi andremo a fare uno scavo.
uno scavo per creare la nostra base architettonica. Quindi togliamocelo praticamente qua e qui sopra abbiamo trovato del terreno. Ve l'avevo detto che era particolare, ma soprattutto abbiamo trovato qui sopra del rame. Quindi trovando il rame è normale che dobbiamo approfittare praticamente di questo posticino qua per andare ovviamente a toglierlo. Vedete vicino a questo blocchettone, quindi togliamo ovviamente rame dappertutto, quanto rame, quanto che poi tutto sto rame, che cosa ne facciamo ragazzi? Tutto sto ramo che possiamo fare, vatti a pigliare ovviamente tutta questa parte qua, andiamo a vedere un pochettino, mamma mia ragazzi, rame colorato, rame colore rame ragazzi, assurdo, andiamo ovviamente a pigliarci qua, fra quanto ci hai messo? Tanto tanto caro Mariano Ielo, saluto Mariano Ielo, Jolex, professore interrogazione sorpresa, io professore dice la pittura al contrario, aveva detto la verità, sono stati sospesi, addirittura perché ha detto pittura al contrario, che mister che tu mi sentite questa, se in spagnolo sto male, si dice soy yo mayo, sto bene, come si dice, soy yo bene. So io bene, praticamente, so io mucho, mucho bene, mucho bene, non lo so, so io male, so io bene. Quindi la mitica soia, praticamente questa soia che è questo alimento che ha avuto sempre maggiormente, devo dire la verità, successo soprattutto per quanto riguarda le diete vegane, pensate un pochettino, quindi situazioni veramente al limite dell'inverosimile, perché questo? Perché un tempo si sarebbero impazzite le persone a dire ma come mangi la soia, per farti capire, sì, mangio la soia, qual è il problema? Non la posso mangiare questa soia. La soia contiene i fitoestrogeni, quindi state attenti, maschietti, che mangiate la soia. Dobbiamo dire la verità, andiamo a toglierci ovviamente questo blocchettone, quindi stiamo scavando a tutta forza per andare via, praticamente guardate un pochettino qui sopra sperando che non arrivi ovviamente qualche altra cosa. Abbiamo fatto il buco di mamma, praticamente abbiamo fatto il buco di mamma, vedi un pochettino, guarda un pochettino qui sopra che cosa c'è, assurdo davvero, assurdo, assurdo davvero, sono Benito, il grande Benito, il tuo grande Benito, ovviamente poi ti porterò un gioco sulla guerra, non ti preoccupare, ti porterò un gioco sulla guerra, vogliamo salire praticamente, saliamo secondo la tecnica di Francesco Scarselletti, ve lo ricordate lo Scarselletti? Assurdo davvero. Qui sopra che cosa abbiamo? Praticamente il nulla. Quindi possiamo, sì, ok, perfetto, aumentare la sezione, però in realtà ci stiamo portando in un posto un pochettino particolare, come potete vedere. Abbiamo fatto il pedanone, vedi, vedi. Guarda un pochettino qui sopra, scavando, scavando si impara. Andiamo ovviamente a scavare per fare questi buconi. Va bene, ragazzi, andiamoci praticamente qui sopra. Poi eventualmente cercheremo di capire cosa fare praticamente qui dentro. No, non si dice so io bene, sto bene, sto bene, sto male. Fra la soia non mi piace, quindi a posto. Ah, non ti piace la soia? La soia io ho mangiato più volte delle bevande, praticamente la soia mi sono trovato bene, però devo dire la verità, eh. Mi sono trovato molto molto bene praticamente con la soia, poi non so perché tu non ti sia, forse il gusto non ti piace, però spesso la vanno ad addizionare praticamente con anche altri, diciamo, zuccheri, a volte zuccheri proprio vegetali sempre, ovviamente, non diciamo chimici. Andiamo a vedere ovviamente ragazzi cosa adesso andare a fare, perché abbiamo preso sicuramente del pietrisco duro, del pietrisco normale, vedete della ghiaia. Quindi tanta ghiaia di cui non sappiamo che cosa farcene, questo pietrisco, l'andesite, praticamente blocco, la terra non ci interessa proprio, questa terra che andiamo ovviamente a buttare, perfetto, tronco di abete, praticamente qui vari carboni, varie andesite, ghiaia, vedete ragazzi, questa tutta questa ghiaia, andiamo a vedere quindi adesso, e guardate qui anche questa roccia così pesante, così potente, praticamente tufo, abbiamo veramente tutte diorite, lo andiamo, casomai questa diorite la possiamo anche buttare, questo qua la possiamo anche buttare, questo qua la possiamo anche buttare, questo qua la possiamo anche buttare. Vediamo con loro cosa possiamo fare. Abbiamo i lingottoni, perfetto, abbiamo i lingottoni e andiamo avanti. Giovanni, quante live farai oggi? Sarà a casa tutto il giorno, quindi speriamo le tue live. Mi fa piacere Jolex, oggi sarà una giornata molto molto particolare per le live. Ci saranno tantissimi giochi. Giovanni, quante live farai oggi? Tante. Bro, mi scrivo, dai, caro Mariano Ielo, perfetto, se ti iscrivi al canale del Giocherellone ti posso dedicare, lo faccio per tutti, un videogioco a scelta, pensa un pochettino, hai capito bene, il Giocherellone ti dedica un vero e proprio videogioco a scelta, quindi dimmi il tuo videogioco preferito, altrimenti ci penso io, hai capito bene, incredibile davvero, qui dentro avevamo il diamantone, vedete ragazzi, e vediamo questo diamantone oggi, cosa possiamo fare? Il nulla, perché il piccone di diamante richiede praticamente. Dove è il piccone di diamante? Non posso fare un piccone di diamante. E com'è possibile questa cosa qua? Possibile
Posso fare la pala di diamante. Ah, il piccone di diamante richiede ben 3 diamanti. Perfetto. Allora, visto che richiede ben 3 diamanti, ce li conserviamo praticamente qui dentro. Mi sono iscritto fra Call of Duty o Fortnite. Perfetto. Allora, ti dedicherò la prossima live di Call of Duty o Fortnite. Donut scannerai. Perché su Minecraft non c'è un cane e anche un gatto? Non lo so, ma ci sono alcune mod che forse li fanno. A parte che Minecraft ha avuto anche altri tipi di tipologie di Minecraft. Ciao Alex, giuro, non vedo che se posso farti un super grazie da 5 euro in qualche giorno. Mi è mancato sentirti e questa è la mia scusa se non c'ero. Caro Ciao Alex, ti ringrazio. Se puoi, abbonati anche al canale perché gli abbonati hanno tante, tantissime cose. Sicuramente, oltre a super grazie, ti dico questo: mi aspetto anche l'abbonamento. Abbonati anche al canale perché ci tengo a farti la canzone. Mariano, glielo, se no fai tu. Va bene, caro Mariano. Ci sono i gatti e i cani, sì, tanti gatti e tanti cagnolini pronti praticamente a stare con noi. Certo, il supporto al canale è molto, molto importante, ragazzi, perché questo mi permette sicuramente di streamare nonché di creare sicuramente una community sempre maggiormente attiva per tutti voi. E questo ovviamente è molto importante perché altrimenti purtroppo senza a volte denari non si cantano messe. Per il momento posso ancora streamare, mi farebbe piacere ovviamente streamare a tutta forza e portarvi una forma di cultura videoludica basata sulla mia, diciamo, esperienza di ben 40 anni di videogiochi fatti per passione, videogiochi che mi hanno dato anche tanto da mangiare dal punto di vista sicuramente della computer grafica, senza alcuna ombra di dubbio. Veramente, veramente viva i videogiochi. Prendo il livello 3 di abbonamento e più super grazie. Ti ringrazio, Jolex. Appena lo fai, mi attiverò per fare ovviamente il tuo programma di abbonamento, che come tu ben sai viene fatto mensilmente. Quindi, se ovviamente vai a rinnovare l'abbonamento, ma questo lo dico non per una questione di arricchirmi, per sostenere il canale. Infatti, fra poco vedrete che ci saranno parecchie, parecchie praticamente migliorie ancora di più al canale. Quindi, ci sarà veramente qualcosa di superlativo. Pensate quando ci sarà la fibra ottica. Vai a spammare 1.000 cagnolini. Devo fare 1.000 cani. Fra sincero, non posso abbonarmi. Mi dispiace, Mariano. Leo, Ielo, non ti preoccupare. Basta il pensiero. Basta il pensiero. Detto questo, che vi volevo dire? E vabbè, che devo sicuramente qui dentro fare dei picconi. Ecco qua, purtroppo i picconi sono necessari. Posso fare i picconi? Dimmi di sì. Dimmi che posso fare il piccone col pietrisco. Praticamente, un pietrisco è meglio che te lo tieni sempre per fare sti picconi. Praticamente, ma non possiamo fare. Avete visto? Ecco qua, possiamo riprendere praticamente forse da delle panconcelle qualche cosa. Vediamo un pochettino, forse ho buttato il legno, ragazzi, ho fatto un grande errore, il grande errore di mamma praticamente. Andiamo a vedere, pigliamoci questo legno perché ci servono questi, diciamo, oggetti per andare a creare le nostre assi di legno, che sono molto importanti per fare sto piccone, che poi in realtà avremmo potuto. Oh, guardate che alberone incredibile, mi è vietato fare ste robe. Mariano, Leo, non ti preoccupare, se un giorno ci sarà la possibilità, mi fa piacere che tu vada a supportare il canale. Il supporto del canale è veramente minimo, però questo permette ovviamente alla community di crescere e di portare sempre contenuti di qualità. In futuro ho anche altri progetti praticamente per la community, perché io parlo di community perché in realtà, come ben sapete, ci sono delle vere e proprie professionalità che sono praticamente su questo canale, e quindi ci tengo a valorizzare le professionalità del canale e quindi a creare questa community veramente incredibile. Pensate un pochettino, poi vi farò vedere. Ci sono progetti molto molto belli, ci sono progetti molto molto belli che vi farò vedere piano piano che ovviamente cresceremo. Quindi massima qualità, massimo divertimento, massima qualità e massimo divertimento su questo canale. Veramente incredibile davvero. Andiamo a vedere, a fare praticamente questo elemento. Vedete, vi conviene sempre fare, come avete potuto vedere, il clic destro e il clic sinistro diciamo, su questi elementoni, e poi dopo andare via a creare le bacchette. Mi è vietato fare, io dice già, io voglio supportare il tuo canale, ci sono affezionato tantissimo, è come una casa di giochi, ma vedrai che cosa ci sarà. Tu non hai
hai proprio idea di quelli che sono i miei progetti. Ecco qua, ti posso assicurare, molte persone hanno detto no, ma tu ti vuoi arricchire, eccetera. Non mi voglio arricchire, non mi voglio arricchire, è una questione di passione. Se tu hai la passione puoi fare tutto nella vita, e per questo per me è molto molto importante portare avanti questo progetto che io adoro, sicuramente. Sicuramente se non mi piacesse non lo farei, però lo farei tendenzialmente gratis, perché ti metti a lavorare se ti vuoi arricchire. Questo è il mio parere personale, però vedrete delle cose veramente incredibili. Ragazzi, guardate qua i lingottoni, incredibile, con questo carbone qui abbiamo ovviamente preso queste altre cose, andiamo a pigliarci il carbone di qua e lo andiamo a mettere praticamente qui sotto, prendiamo praticamente questo legno per andare ovviamente a bruciare altre cose. Andiamo avanti. Mariano Ielo, ok, a posto. Mariano Ielo, ma quanti anni hai? Brodix, io ho ben 45 anni, videogioco da quando avevo 5 anni. La computer grafica e l'informatica mi hanno sempre dato da mangiare. Donat Schenerai, cosa ne pensi? Cosa pensi per la legge? Per la legge? Ebbene, la legge va rispettata sicuramente, ma la legge può essere anche sbagliata. La legge può essere anche sbagliata, e quindi quando la legge è sbagliata, la legge va modificata. Questo è tutto. Quindi non esiste, sono stati in Italia, sono esistite addirittura le leggi razziali, questo per farti capire. Quindi che sicuramente erano sbagliate, senza alcuna ombra di dubbio, e questo noi tutti lo sappiamo. Però ti ripeto, il bello che della legge è che si possono fare tante leggi e quindi si possono modificare nel tempo. Jolex, questa è una mia decisione, ed anche ricordati, se qualcuno ti dona tanto vuol dire che hai fatto un grande lavoro. Io ti ringrazio e spero, caro Jolex, in base alle tue donazioni, in base ovviamente ai tuoi abbonamenti, ti porterò la massima qualità e ovviamente mi dedicherò anche alla tua utenza, poi lo vedrai. Mariano, io, va bene, sincero, io non rispetto troppo la legge. Non rispetti la legge per quale motivo? Perché la legge su certi versi è per te sbagliata. Che cosa vuol dire questo? Che tu sei contro, diciamo, alcune leggi che sono state fatte nel nostro Stato, e questo indica una carenza nel sistema giuridico. È come la persona che va a rubare. Perché la persona va a rubare? Va a rubare per necessità, sempre che non abbia una patologia legata per esempio al furto. Se una persona va a rubare per necessità, sicuramente vuol dire che c'è un problema nello Stato a livello per esempio di sostenibilità. Perché tu vai a rubare se non hai necessità di rubare? E quindi giustamente questo ti fa capire che ci sono a volte delle fortissime carenze nella società in cui viviamo. Andiamo avanti, dice Donat Schenerai, perché Corea del Sud che una persona ride perché può morire, la persona che ride può morire perché questa regola Corea del Sud. Non lo so, questa cosa qua sono delle usanze sicuramente locali, che come si dice, paese che vai, usanze che trovi, senza alcun ombra di dubbio. Quindi per esempio quando muore una persona in America per esempio sì, viene fatto una vera e propria festa, penso un pochettino, mentre ovviamente in altre parti del mondo ci si veste a lutto. Per esempio il colore della morte, praticamente in Giappone è il bianco, mentre in Italia è il nero, paese che vai, usanze che trovi. Jolex, giocherone, ma se prendo un livello più alto dell'1 ricevo sempre banner e emoji personalizzate? Sì, ricevi il livello 3, contiene livello 1 e livello 2, non ti preoccupare, va bene, non rubo. Mariano Ielo, se non hai necessità non rubare, sempre che ovviamente tu non abbia una patologia, sia per esempio se tu sei cleptomane. Io ho conosciuto persone cleptomani che erano ricche. Io mi ricordo con Ubi una persona che era cleptomane, era una persona molto ricca, pensate un pochettino, e aveva l'esigenza di rubare, rubava assolutamente, davvero, appena vedeva qualcosa, un gioiello, qualcosa che gli piaceva, dei soldi, li rubava. Quindi veramente assurdo. Sono delle malattie, la cleptomania è una malattia, il fatto di doversi appropriare anche godendosi i rischi praticamente legati, associati al furto, il fatto di farsi scoprire addirittura, incredibile. Oppure le persone, ci sono proprio delle persone molto molto bugiarde che adorano proprio mentire, pensate un pochettino, c'è una vera e propria patologia, perché poi
Mentire è una cosa molto molto brutta, pensate un pochettino, e invece queste persone tendono a provare piacere mentendo. Giochino, torno subito. Jolex, io ti ringrazio, ti aspettiamo. Almeno quello rieccomi. Wow, velocissimo. Donat, scannerai. Perché Corea ha vissuto? Non posso avere mai più i figli, perché questa cosa me lo dici? Perché non puoi avere i figli in Corea? Ebbene, sono usanze, diciamo, territoriali, sono usanze praticamente territoriali. E che ti posso dire? Paese che vai, usanze che trovi. E il problema è come sono cresciute le persone e che tipologie di politiche, per questo su questo piano la politica è anche molto importante. Diciamo che però a volte per quello che richiede l'impegno politico, ovviamente spesso uno si lascia andare, però in realtà è molto importante la parte politica. Immaginate se i politici andassero praticamente a vietare i videogiochi. Credo che anche ai videogiocatori, ovviamente maggiorenni, interesserebbe ovviamente attivarsi al fine che i videogiochi non vengano vietati. Questo per farvi capire come la politica può colpire ovviamente ogni campo. Per esempio, una cosa molto importante che è stata fatta nell'ambito videoludico è il cosiddetto PEGI. Avete capito bene il PEGI? È molto molto importante perché ci ha permesso praticamente di fare in modo che ovviamente i videogiochi possano essere classificati per bambini, per fasce di età. Oh, guardate qui, lo sapevo che trovavo qualcosa di interessante. Vedete, ragazzi, guardate un pochettino cosa ho trovato, incredibile, proprio qui sotto, sotto casa mia, guardate che cosa ho trovato, incredibile. Quindi andiamo, ovviamente qui in realtà stiamo scavando, fra poco arriviamo a mare, praticamente a mare 3, praticamente. Vi ricordate la serie? Oh, mamma mia, no, 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 no,
Addirittura qui entra l'acqua qui dentro, assurdo. Allora, Donat dice: perché Corea o a sud delle persone si ammazzano? Perché c'è ancora la pena di morte. C'è ancora la pena di morte in quegli stati e quindi sono stati sicuramente meno civilizzati. E ti dico di più, ti dico di più. In realtà c'è anche un problema legato alle prigioni. Che cosa vuol dire questo? Che costa di più mantenere una persona all'ergastolo che eliminarla. Quindi lo Stato, da una parte, mette la punizione. Che per alcuni statisti è maggiore quella della pena di morte, mentre in realtà la più grande pena che una persona possa passare è l'essere recluso all'interno di una cella vera, non delle celle ovviamente per i raccomandati o diciamo persone che diciamo, hanno un certo potere malavitoso anche all'interno del carcere. Ci sono persone che sono andate in carcere, hanno fatto la bella vita e ovviamente c'è la problematica economica, nel senso che, come ti dicevo, per alcuni statisti il costo esorbitante per mantenere una persona che ha commesso dei crimini per tutta la vita, ovviamente porta alcuni statisti a dire mettiamo la pena di morte così puniamo, ma in realtà non è una punizione, c'è sempre un lato anche economico, c'è cioè il fatto di dover mantenere una persona per tutta la vita in carcere. E che può ovviamente sommato per il numero di crimini portare sicuramente un costo non indifferente per uno stato, soprattutto in quegli stati molto molto deboli. Allora andiamo avanti, sugli alberi sono cresciute, chi le scimmie? Jolix, quindi non puoi riprodurti in Corea, puoi riprodurti mi sembra limitatamente, per esempio in Cina puoi fare massimo un figlio per famiglia, Mariano perché c'è una sovrappopolazione, Mariano glielo le persone, Donat io sono nato in Italia, mi fa piacere Donat, cosa pensi di Corea del Sud, cosa ne pensi? Allora, sicuramente la Corea del Sud è un luogo dove c'è una dittatura vuol dire che non c'è una possibilità di espressione libera e molti coreani dicono di essere felici, ma non potrebbero dire diverso perché ovviamente poi sarebbe mettersi contro il regime politico locale. Oltretutto mi sembra che chi nasce in Corea del Sud non può scappare, non puoi andare, se tu sei nato in Corea del Sud non puoi andare via, lo sai questo, mi sembra questa cosa qua. Quindi non puoi andare via da un altro stato se non dallo stato se non per estreme ragioni, ovviamente sempre legato allo stato della Corea del Sud. Oltretutto i cittadini vengono, diciamo, quasi gli viene fatto quasi un lavaggio del cervello, proprio non gli viene fatta vedere niente della società, praticamente della società
occidentale, che è evoluta, non è evoluta, non lo so, a volte, sai, troppa evoluzione porta alla distruzione, come si diceva un tempo. Quindi sono sicuramente situazioni, stati, situazioni sociopolitiche veramente, diciamo, per noi assurde, però alla fin fine, se viene garantita una felicità, anche una felicità apparente, anche se in realtà la vera felicità la puoi avere solamente con la libertà, è inutile che ci giriamo intorno. Senza la libertà è come la, sai, la favola del cane. Poi ti racconto questa favola. Le persone nate sugli alberi, sono, beh, diciamo, tu calcola che l'essere umano, per staccarsi dalle insidie della natura, quando ovviamente si è evoluto praticamente l'essere umano, è diventato l'essere umano per come lo conosciamo noi, ha iniziato a costruire le palafitte, perché la palafitta mi permetteva praticamente di evitare tutti i rischi connessi alle bestie. Molte bestie sono infatti, non sono inclini praticamente al contatto con l'acqua. Quindi la palafitta mi permetteva di crearmi una casa staccata dall'acqua, ma staccata anche dalla terra. E quindi per questo motivo spesso si spostavano gli esseri umani su queste palafitte. Pensa un pochettino. Mi saluti, è arrivato Federico. Salutiamo il caro Federico, il nostro più grande amico. Fai una casa sull'albero, certo, perché no? Geolex, Giocherino, ritorno subito. Ti aspetto, caro Geolex. Mariano glielo fra. Federico poverino, perché Federico è poverino? Cosa ha fatto il caro Federico? Ecco qua, andiamo. Donat dice: Corea del Sud, quello cattivo. Ma è cattivo perché c'è una dittatura. Quindi, però, che io sappia, le condizioni di vita, per quanto siano quasi da recluso, in realtà non sono malvagie. Quindi, non è semplicemente una dittatura. Bisogna fare solo quello che dice il capo dello Stato e tendenzialmente i suoi ministri, i suoi consiglieri, perché in realtà il capo dello Stato ha dei ministri che sono delegati praticamente a gestire il territorio. Dopotutto si diceva anticamente controllare uno è come controllare molti. Lo sai questo vecchio detto? Non so se lo sai questo vecchio detto. Esattamente, dal punto di vista politico, controllare uno è come controllare tutti, nel senso che le pecore sono sempre tutte uguali. E purtroppo chi pensa da sé o si mette col più forte o si crea, se ne va per crearsi il suo mondo. E te lo dico francamente, anche io che avrei capito che sono una persona molto molto indipendente, o diciamo a volte mi sono scontrato con delle persone che ovviamente non la pensavano come me, e a volte mi sono trovato a far parte, come si dice a Napoli, del bottone. Altre volte mi sono trovato a non far parte del bottone, quindi spesso avevo tante persone contro. Diciamo che per una persona come me lavorare in gruppo significa quasi sempre essere il leader del gruppo, non il capo, perché il capo impone. E quindi quando ho fatto il leader mi sono sempre trovato bene. Infatti non ho mai fatto mancare niente a chi si affidava a me, tendenzialmente, anche se poi dopo c'è sempre una voglia, c'è sempre una tendenza a volersi affermare su chi ovviamente ha il ruolo. Infatti io l'ho sempre detto, praticamente, se tu molte volte anche dal punto di vista politico tu te ne vai praticamente da quello che abbiamo creato insieme, vai per la tua strada, ci mancherebbe. Quindi tanti auguri a te, tanti auguri a me. Anticamente si diceva tanti auguri a te, la torta a me. E vabbè, sono quelle situazioni un po' particolari. Andiamo avanti. Corea del Sud è quello cattivo, Donat. Ci sono due Coree, di Sud e quella buona. Lo so, Mariano Glielo, vabbè, sinceramente a me mi stanno tutte e due lì. Beh, Corea del Nord sicuramente, la Corea del Nord praticamente è quella là dove c'è la dittatura. La Corea del Sud è quella là ovviamente dove c'è una maggiore libertà. Quindi per fortuna che ti stanno tutte e due sulle scatole, perché non ti piacciono forse le società orientali. Vabbè, però diciamo che la problematica della Corea del Nord è il problema delle armi atomiche, che può creare ovviamente qualche problemino in caso ovviamente di guerra, e quindi dobbiamo stare molto molto attenti a non far, o meglio, non far arrabbiare questi stati, ma allo stesso tempo anche, diciamo, non avere paura di questi stati, perché poi dopo a volte queste persone, come il bullismo per esempio, queste persone si fanno forti della paura. Ecco qua, anzi, più ti fai piccolo e più cercano di sottometterti, ed è così come nella vita normale: più ti fai piccolo e più il lupo mangia la pecora, non mangia il leone. Quindi più ti fai pecora e più ovviamente ti possono mangiare, perché
perché gli esseri viventi sono fatti così. Quindi attenzione, attenzione a queste situazioni. Andiamo avanti. Buongiorno, anche ieri ero impegnato. Francesco, non ti preoccupare. Mariano Ielo. Bro, comunque si può avere una visuale maggiore, grazie. Devi venire su Twitch se vuoi avere una visuale a 16 noni, perché la live sul cellulare viene fatta per chi non ha Twitch. Che paese sei nato? Italia. Francesco, ma mi sono perso qualcosa. Sì, ti sei perso più di un'ora di live. Tanto, tanti dialoghi. Mi hanno il tipo che ti manda il missile della Corea. Il tipo. E beh, il problema, speriamo che sto missile non arrivi. Ecco qua, ragazzi. Oh, ragazzi, guardate qui sopra. Adesso lo vedete, sto secchio. Guardate un pochettino il secchio, che cosa mi serve. Perfetto, io uso sto secchio. Ecco qua. Ma sto secchio. Oh, aiuto, 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 aiuto. Pensavo di usare sto secchio in un'altra maniera, invece sto morendo io e il secchio di mamma, praticamente. Pensate un pochettino, brutta morte, una morte. Ah, dovevo trovare l'acqua, c'era un po' d'acqua praticamente. Ok, perfetto, ma il secchio non lo potevo usare, mi ricordo che lo potevo usare. Eccomi, giocatore Geolex, è ritornato Geolex, ma soprattutto non ho capito praticamente come pigliare ovviamente la lava col secchio. Vediamo se posso pigliarla così, ma no, la pigliava in un'altra maniera praticamente, non riesco a prenderla. Se vado a usare l'acciarino qui sopra esplode tutto forse, boh, non lo so. Andiamo avanti, quindi Geolex è tornato, praticamente è tornato da noi. Vediamo se possiamo creare qualche altra cosa, pedana a pressione per piccoli pesi. Vabbè, andiamo a vedere un pochettino. Vabbè, ragazzi, io direi a questo punto sicuramente anche di cercare di fare delle torce praticamente qui sopra, e tante torce pronte per essere usate, giusto 64. Perfetto. Ah no, un'altra torcia in più. Andiamo avanti da questa parte qua e vediamo che cosa altro fare. Non posso fare niente qui sotto. Quindi in realtà mi servirebbe del ferro. A questo punto devo ritornare in superficie. Per raccogliere la lava la devi prendere dalla fonte. Lo so, lo so, lo so. Quindi devo andare praticamente sopra. Devo andare praticamente sopra. E infatti col secchio mi trovo male. Io ho appena 7, bro. Ecco qua. Ma dove vanno i morti? I morti dove vanno, Donat? Allora, i morti dove vanno? In genere io credo che noi siamo organismi biologici. Siamo organismi biologici, quindi in realtà, secondo me, a mio parere personale, dopo la morte non c'è niente. Quindi questo è ovviamente il mio parere personale. Non voglio sicuramente, diciamo, portare a una forma praticamente di ansia, di depressione alle persone, solamente una mia visione praticamente dell'esistenza. Quindi non credo che andiamo proprio da nessuna parte, credo che anche il nostro cervello, che cos'è praticamente? È fatto di materia, quindi di atomi che ovviamente si disperdono una volta che noi andiamo a morire. Che buona l'acqua ghiacciata, stai attento che ti può venire una sincope. Pensa un pochettino, una sincope, una sincope, anche un danno cerebrale, troppo fredda, non berla. Mariano, rispetta, che buona acqua fredda, verso un posto migliore. Un posto migliore? Sicuro un posto migliore? Non lo so, io credo che in realtà quando si muore non andiamo proprio da nessuna parte, nel senso che il nostro corpo si deteriora e le nostre cellule scompaiono. Anche per questo si diceva ritorni alla madre, un tempo si diceva terra madre, nel senso che ritorni alla terra, quindi le tue molecole si disperdono si disperdono sul pianeta. Ecco qua, Geolex dice ciao Francesco, ciao Geolex, Sec Boy 2, ciao Stefano Selvaggio, ciao il selvaggione ragazzi, il grande selvaggio. Quindi mio parere personale è più o meno questo. Va bene ragazzi, che dirvi di Minecraft? Sicuramente un gioco sempre spettacolare, ricchissimo sicuramente di elementi anche su cui discutere, su cui parlare. Il bello di Minecraft è questo, pensate un pochettino, qui abbiamo vari stecchetilli, i vari stecchetilli. Andiamo a vedere anche da questa parte qua che cosa possiamo fare. E andiamo a mettere ovviamente queste altre cose qua sopra, vediamo un pochettino se anche le nostre fornaci ovviamente hanno operato in una certa maniera. Guardate qui che teniamo, guardate qui, mamma mia ragazzi, che dobbiamo fare con tutto sto rame? Non lo sappiamo ancora. Andiamo praticamente a questa parte qua, andiamo anche a buttare praticamente, vedete un pochettino, vedete carbone, selce, tufo, in realtà tanto, tanti materiali che in realtà ci servono a ben poco. Abbiamo anche i lingottoni d'oro, ragazzi, pensate un pochettino, incredibile.
Io amo la tua canzone di Roblox, hai visto? Ti è piaciuta la canzone di Roblox, Francesco? Hai ascoltato anche la canzone di Minecraft? Spero di sì. Mariano Glielo Bro, ma che domande sono? Che domande particolari? Niente, gli spiriti sono i morti e ricercano di trovare la parte di isolamento e oscurità totale. Tu dici, vabbè, tu credi allo spirito. Io di volta in realtà non credo allo spirito, però rispetto la tua opinione. Donat, perché ci sono due Coree del Sud, mi spieghi? Ma io sapevo che c'era una Corea del Nord e una Corea del Sud. Sackboy, oh, io ho Minecraft. È bellissimo. Combar Go, soprattutto per quanti soldi toccheresti anche il mio fratellino, fratellino, ma che stai dicendo? Ecco qua, Mariano Ielo, bro, c'è Chambarg Go che fa cose, e chi è? Flux è arrivato, ragazzi, è arrivato il grande Flux, quindi ragazzi, che tipi? Go, Geolex e Giocherone, hai visto Combar Go? Ha detto che vuole che lo aiuti ad aiutare a perdere la virginità. Io, ma Combar Go forse, diciamo, ha sbagliato canale, forse Combar Go, spero che stia scherzando, perché altrimenti se ha intenzioni un po' particolari, sarebbe il caso, ovviamente, secondo me, caro Combargo, di secondo me di andare su altri lidi. Ecco qua, poi io è raro che abbia cacciato qualcuno dal canale, ma queste domande ovviamente è meglio che, questo non è un canale per fare le cose zozzarielle, per dire, quindi le cose zozzarielle le potete fare su altri canali, questo è il mio parere personale, quindi mi raccomando, dite cose zozzarielle. E quindi dicevo, a lui, a te, lui a me vuole fare praticamente, no, a me, no, io sono eterosessuale, sono per le donne, vado verso le donne, quindi, e sono tutto già impegnato. Donna, io ho visto un bambino che è risuscitato, ha detto la polizia, non ho capito niente, messo in prigione. Sackboy 2 dice 22 meno 3 300.000, lo so, sono problemi al negativo, ma non glielo, fra è un pazzo manico, un pazzo, e vabbè, speriamo che ovviamente non vada oltre lo scherzo. Francesco, aspetta che vado a vedere quella di Fortnite di canzone. Vai a vedere, allora, caro Francesco, ti consiglio, c'è una playlist sulle canzoni, che è la playlist musica, e ci sono anche i podcast per la musica, ci sono le canzoni, oppure puoi fare due cose. Cerca sul mio canale, non su YouTube, quindi la piccola Clessidra, cerca song e cerca canzone, e ci sono tutte le canzoni, tante, oltretutto dei videogiochi anche. Jolex in più ha, per quanti soldi tu credi sia suo fratello? Assolutamente per niente, ovviamente, spero che ovviamente stia scherzando, altrimenti sicuramente gli chiederei immediatamente di abbandonare sicuramente la live, perché questi discorsi sicuramente non sono propensi. Spero che ovviamente sia uno scherzo, per quanto sia ovviamente anche uno scherzo di cattivo gusto, che sicuramente sarebbe bene evitare, ovviamente, su un canale come quello del Giocherellone, che è molto propenso alla tutela degli utenti che vengono su questo canale. Fra, lascia perdere con Bargo, ma sicuramente. Ecco qua, Francesco ci prova un pochettino, cerca song e cerca canzone. Tu cosa mangi oggi, caro Donat? Allora, ho mangiato stamattina, visto che ieri ho fatto un po' il porcellino, ho mangiato del pane integrale, pane integrale con il miele, con una mozzarella, poi ho mangiato le pizze, e quindi stamattina faccio un pochettino di digiuno, però io sono una persona adulta, non sono un ragazzo praticamente. Per un ragazzo in via di sviluppo sicuramente il digiuno non è idoneo, questo è il mio parere personale, e quindi andrò a, diciamo, fare un digiuno fino all'ora di pranzo, e poi dopo ovviamente vedrò che cosa vado a mangiare, visto che ieri ho mangiato parecchio, e quindi giustamente non voglio sicuramente riempirmi lo stomaco tendenzialmente anche inutilmente. Ragazzi, ci serve sicuramente qui una palla, il secchio ce lo possiamo portare, e ci servono ovviamente i picconi per andare a scavare, purtroppo picconi di ferro qui sopra, vedete? Ah, perfetto, qui abbiamo un'altra pala che andiamo a metterla casomai qui sopra, e qui sopra la mitica accetta, vabbè, mettiamocela qui la pala, e questa è la vita. E Donna, tu cosa mangi? Quindi Sackboy, sorry. Mariano Glielo, madonna, mangiamo quasi stessa roba, ma infatti Mariano Glielo, ma io glielo ho esagerato, nel senso che ho esagerato, potevo anche non mangiare la pizza, anche perché in realtà in questo periodo della fine primavera, 21 giugno finisce la primavera, inizia l'estate, sicuramente avrei già dovuto essere molto molto definito. Mi ho visto, erano tutti belli, mi fa piacere. Che cosa, la cosa è la cosa disgustosa, non ho capito. Faccetta Nera, Flux. Beh, Faccetta Nera è una canzone di stampo fascista. Ecco qua, tu sai che il fascismo è vietato in Italia. Come sono nati i bambini? Io non lo so. E l'ha portati la cicogna di Super Mario.
Te la ricordi la cicogna di Super Mario? Te la ricordi la cicognuna? La cicognuna di Super Mario, te la ricordi? Allora vattela a vedere il video Super Mario Yoshi Island, bellissimo Yoshi Island. Agata Sorrentino, ciao, buongiorno a te. Jolex Flux, sei troppo nostalgico, lo so. Sackboy 2 nella pancia della mamma. Mariano Ielo, Flux evita, evita, sì, ma anche perché, come voi sapete, in Italia è vietato il ripristino del fascismo in tutte le sue forme. In tutte le sue forme, che cosa vuol dire? Che in realtà non si possono nemmeno cantare le canzoni fasciste. Ed è da una parte bene, perché diciamo il fascismo è stato sicuramente una forma che va contro la Repubblica, l'ideologia liberale della Repubblica Italiana. Infatti la nostra Repubblica è una Repubblica democratica, quindi pensate un pochettino, quindi dove tutti quanti hanno il diritto di parola e di espressione, meno male, altrimenti non potremmo nemmeno portare giochi del genere, pensate un pochettino. Flux è nostalgico, Donat praticamente il grissino e la pesca, Jolex Edit dice è vietato solo per le persone giovani. I vecchi diranno contrario, secondo me. E dipende se ci sono dei vecchi nostalgici, non lo so. Secondo me il fascismo non è stata una buona cosa. Posso capire il fatto che Mussolini si sia legato a Hitler per questioni di sopravvivenza, senza alcuna ombra di dubbio, però in realtà è sempre stato praticamente, cioè è sicuramente una forma. Guardate qui che ho trovato. È sicuramente una forma, secondo me, sbagliata di. È una forma sbagliata di. Ah, perfetto, qui sotto. Mamma mia, ragazzi, mi sto perdendo qui sotto, veramente incredibile. E qui la miniera potrebbe continuare, quindi potrei addirittura continuare a scavare qui dentro, ovviamente mettendo diciamo delle torce praticamente qui, per vedere un pochettino dove vado, ovviamente a finire. Sono situazioni particolari qui sotto, come potete vedere, la generazione del mondo di mamma. Andiamo a vedere. E Sackboy, buongiorno, Pescheria, buongiorno. Oh, che bello Maruzzillo che tengo stamattina. Ti piace Maruzzillo? O Maruzzillo, tengo Maruzzillo stamattina. Bello Maruzzillo. Andiamo avanti, ragazzi, col Maruzzillo. Il Maruzzillo di buongiorno, Pescheria, Gigiolone, Gigiolone. Ti ricordi a Gigiolone? Gigiolone fa pure TikTok. E Gigiolone fa bene, ti diverte, Gigiolone fa bene a prendere così la vita, Gigiolone, piuttosto che a non fare quello che vuole fare. Gigiolone lo ha detto, io mi diverto, e fa bene, Gigiolone lavora e si diverte, qual è il problema? Come sono nati i bambini? Sempre con la cicogna, praticamente il cicognone che lo porta, ti porta il bambinone, penso un pochettino, ti porta o bambinella. Attenzione perché ragazzi, qui potrei anche addirittura bloccare ed ho molta paura perché vedete questa miniera veramente ti porta quasi a perderti. Mariano, hai battuto mia sorella perché ha 15 anni e tu 16. Mariano glielo, ehi, Franzici. Mariano glielo, scherzo. Jolex, io Gigiolone l'ho incontrato, vive a Napoli, a Torre del Greco, al mare. Sì, è molto simpatico Gigiolo. Il Gigiolo è molto molto simpatico. Allora, qui abbiamo detto che potevamo prendere la lava col secchiolone. Vediamo un pochettino se possiamo pigliare questo secchiolone. Sto secchiolone praticamente qui sopra per andare ovviamente a pigliarla alla fonte. Ma no, ragazzi, alla fonte non ci stiamo proprio. Come si dice alla Gigiolone, dobbiamo dire la verità, il grande Gigiolo, te lo ricordo da Gigiolone. Oh, guarda qui che ho trovato, un pochettino di ferro, quindi un pochettino di ferro in questa grande miniera troviamo il ferro, è molto divertente, andiamo a pigliare il ferro, pigliati sto ferro dappertutto, perfetto, una piccola vena di ferro che si è aggregato, questo minerale, ovviamente al fine di formare ovviamente questa parte, scusate la connessione, sa che vuoi, la connessione, perché alcune persone sono allergiche al cioccolato fondente, sì, il cacao può portare forti allergie, pensate un pochettino, scusate se ho detto che mi faceva molto ridere, non ti preoccupare, cosa vuoi in cambio sul mondo, cosa vuoi cambiare sul mondo? Sul mondo? Ma il mondo purtroppo non si cambia. Come diceva Bud Spencer in Bomber, ve lo ricordate Bomber? Il grande Bomber di Bud Spencer, eh sì, Bomber, come diceva Bud Spencer, il mondo non si cambia, il mondo non si cambia, e Bomber era fatto così. Ragazzi, volessimo fare una cosa pazza, facciamo una cosa pazza, dai, facciamo una cosa pazza qui sotto, facciamoci uno scavo madre praticamente, ma noi stavamo anche scavando da altre parti praticamente. Guardate qui sotto cosa c'è. Te l'avevo detto che volevi il gioco, te l'avevo detto che volevi il gioco praticamente. Volevi il gioco, ragazzi, veramente incredibile. Guardate un pochettino. È assurdo veramente il gioco è assurdo. Guarda un pochettino qui sotto cosa c'è. Guarda un pochettino, te l'avevo detto che volevi il gioco. Guarda.
Mamma mia, ragazzi, e che cosa troveremo qui sotto? Cioè, se un giocherone birichino, il grande birichino della giornata. Fra, sono allergico perché non sanno cos'è il cioccolato. No, Franci dice, Francesco, Legoschi, Legoschi Mariaco. Donat, ma tu c'hai TikTok? Certo, nel box informazioni puoi andare anche su TikTok dove ci sono tantissimi amici, dove vengono caricati gli short più simpatici di Twitch nella maggior parte dei casi, ma non solo quelli, ma non solo quelli là. Simone Iovero, caro Simone, buongiorno. A te come stai? Donat, quanti anni hai? Pensavo fosse un biscotto, Nino, il biscottino, Nino il biscottino, penso che tu ricordi al Nino Panino, e poi pensavo fosse un biscotto, invece era un'altra cosa, era un Nino Panino. Mamma mia, attenzione, 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 Donat, io pensavo fosse un biscotto. Ilenia, GG, è arrivata Ilenia, ragazzi, salutiamo tutti quanti la cara Ilenia che ci è venuta a trovare oggi, praticamente su questo incredibile canale, il canale di Acqua di Mamma, praticamente guarda l'acqua di mamma che arriva praticamente da queste parti, addirittura abbiamo fatto il fiumiciattolino, il fiumiciattolino della mamma, penso un pochettino, che se ne va praticamente da queste parti qua, acqua sacra, acqua sacra dappertutto, penso un pochettino, guarda qui sotto che cosa abbiamo, si sta aprendo l'acqua, praticamente perfetto, acqua dappertutto, vedi un pochettino, incredibile davvero, quindi possiamo andare a buttare l'acqua praticamente qui sotto, quindi in realtà c'è qui sotto una vera e propria vena d'acqua. E possiamo scendere, forse sì, forse no, forse ambra bacci cicocco, dobbiamo dire la verità. Stasera Fortnite, Agatha Sorrentino, sì, Agatha Sorrentino adora Fortnite, pensate un pochettino, avete capito bene, la nostra grande amica, la nostra grande, grande streamer, pensate un pochettino, streamer, non sappiamo se è una streamer, la Sorrentino, Simone io vero, io sì. E Flux, dicono che Roblox è un gioco per bambini, ma non sanno che Roblox ha migliaia di giocatori pure adulti. Allora, Roblox mi è stato chiesto di portarlo, quindi io in realtà faccio quasi da regista su Roblox, è un gioco sicuramente un metaverso. Roblox è un metaverso che ti permette praticamente di creare le vere e proprie, praticamente le vere e proprie, diciamo, cose. Quindi molto, molto bello, molto gradevole. L'inventore di Roblox, infatti, diciamo, ha puntato tantissimo su questo aspetto. E qui, ragazzi, lo sapete che cosa potrei fare? Guardate qui che cosa vado a fare. Quindi vado a buttare, vedete un pochettino, guardate un pochettino, ecco qua, vai con la lava che scende in acqua. Guarda, guarda qua, guarda. Che cosa sono andato a fare? Guarda, guarda la lava, quindi va in acqua, assurdo davvero, va in acqua la lava e quindi ovviamente andrà praticamente diciamo a liquefarsi su questa zona, assurdo davvero, mamma mia, guarda come se ne scende. Quindi la lava pra può praticamente andare praticamente a questa parte qua, vedete? È assurdo, guarda come se ne scende. E quindi giustamente che cosa fa? Si solidifica un pochettino forse, si solidifica, vedete, addirittura va a eliminare praticamente l'acqua, incredibile davvero, vattene praticamente qui sotto, vai a bucare praticamente questa parte qua, hai visto che cosa ho fatto? E ti avevo detto vada, va. Bellissimo, lo sapevi sto trucchetto? Mariano Leo Goal, eh sì, Alessandra Mocci, ciao, io sono Alessandra, mi saluti cara Alessandra Mocci, buongiorno a te da parte del Giocherellone. Sei appena arrivata sul canale dove si parla di tutto videogiocando. E infatti guarda un pochettino qui sopra che cosa stiamo facendo. Stiamo addirittura andando, ci stiamo addentrando in un posto molto particolare. Guarda un pochettino questa lava che arriva veramente dappertutto. Stiamo attenti perché ci possiamo anche fare molto molto male. Vedete un pochettino acqua e lava. Acqua e sale, praticamente guarda qua, vedi che arriva l'acqua che poi dopo si solidifica praticamente con questa lava, quindi andiamo a creare, vedi la battaglia della lava contro l'acqua, assurdo. Io vado alla prossima, ciao Francesco, se muore su Roblox, si muore anche su Roblox, ebbene sì, si muore dappertutto, come nella vita, così si muore su Roblox, andiamo, stiamo attenti, ai ai ai, sto andando a fuoco, sto andando a fuoco, dammi un po' d'acqua praticamente. Sciacqua fresh, addirittura sciacqua fresh, te lo ricordi? Sciacqua fresh, stiamo attenti a questa parte qua. Andiamo a buttare praticamente qui sotto, vedi un pochettino, mi sto sciacquerizzando davvero, assurdo davvero. Allora, io sono la terza media, faccio i compiti. Ah, no, sì, meglio fare i compiti. Giocare non è mo, trovi l'ossidiana. Tu dici, ok, Francesco si è Geolex, ciao Mariano. Quindi il grande Mariano viene salutato addirittura in tempo reale, come potete vedere. Intanto, ovviamente, sono andato praticamente a bucare questa parte qua. Vedete un pochettino. Comunque, ragazzi, che dirvi su Roblox, su Minecraft? Sicuramente un gioco spettacolare come sempre. Che io vi ringrazio ovviamente per aver visionato col
vostro caro amico, il giocherellone. E quindi il giocherellone adesso che cosa va a fare di bello? Pensate un pochettino, vi porta un altro giochetto. Vi porta un altro giochetto bello bello proprio come piace a voi. Guardate un pochettino qui sopra, il tempo delle mele, praticamente il tempo ovviamente di far cadere praticamente l'acqua. Ovviamente qui sopra vedete un pochettino cosa succede, questo buco d'acqua che arriva praticamente di qua, guardate, e cade praticamente qui sotto, come cade anche quest'altra parte qua. Assurdo, chi vuoi fece? Ciao furbo, lo sciaccone per esempio, Roblox per sempre, Francesco è per sempre, Goschi, Melania Viola, ciao cara Melania Viola, ciao a te. Giocherone, possiamo fare Roblox? Sì, adesso inizia Roblox, avevo detto iniziava alle 8, quindi siamo pronti, ovviamente facciamo una partita nel metaverso di Roblox, tutti insieme dove andremo a inventare qualche storia. Flux, sì, ti prego, Francesco, le cose, ok, ciao Melania Viola. Va bene ragazzi, io me ne vado verso ovviamente il mio ovviamente grande territorio. Ovviamente poi dovremmo vedere un attimo che cosa dobbiamo buttare, ma in realtà al momento non ci interessa. Guardate che bello scavo che abbiamo fatto in questi giorni di videoplaying, la buttiamo ovviamente qualcosa. Ovviamente ragazzi, iniziamo con i saluti. Per prima cosa saluto tutti voi che mi avete fatto grande grandissima compagnia anche stamattina, e detto questo, la nostra community sta continuando a crescere. Questa ovviamente è la cosa più bella di tutti, dove ovviamente voi tutti siete anche i protagonisti praticamente di questa incredibile diciamo live. E detto questo, il vostro caro amico, col giocherellone, ovviamente, che cosa fa? Vi invita ovviamente a iscrivervi, la prima cosa. Seconda cosa, ovviamente, è quella là di andare, se potete, ad abbonarvi. Supportate quindi il canale così da avere le tante migliorie. Detto questo, gli altri social network che trovate in box informazioni: WhatsApp, Telegram, Discord, pagina Facebook, blog, TikTok, Instagram. Se volete, potete comprare anche un gadget del giocherellone. Pensate un pochino, cliccate sul negozio e poi box informazioni. Se volete comprare giochi commerciali a un prezzo scontato, cliccate box informazioni, poi link Instant Gaming. Se volete comprare, pensate un pochettino, o i libri pubblicati dal giocherellone, potete farlo. Come si fa? Praticamente all'interno della descrizione dei video trovate i miei libri pubblicati su Amazon. Donat, perché correndo al sud è morto cattivo e perché le persone condannano per la sua morte la pena soccorrente del sud? Non lo so. Va bene ragazzi, io vi ringrazio, 5 minuti di pausa e facciamo una bella partita su Roblox al metaverso. Ciao Geolex, ciao Mariano Gelo, ciao a tutti quanti, ci vediamo. Ciao Mariano, grande amicizia, e Simone Iovero che se ne va. Ciao, ciao a tutti. Ci vediamo tra 5 minuti su Roblox. Ciao.